Buonasera a tutto il pubblico di Box, il nostro settimanale di attualità che affronta oggi i temi della salute. No, non parleremo di mala sanità, né di casi limite, né tantomeno di importanti scoperte scientifiche. Ma sarà tuttavia una trasmissione speciale di grande interesse e attualità. Ritorno all'atteso appuntamento mensile con il dottor Piero Mozzi, il medico secondo Natura che tra i primi al mondo ha evidenziato in maniera drastica la netta relazione tra alimenti e salute. Il cibo può essere terapia ma anche veleno per il nostro organismo attraverso un'azione lenta e sistematica sul sangue e sul nostro sistema immunitario. Guarire si può alimentandosi nella maniera giusta, evitando i cibi che ci sono nemici. Ma non è facile, ci vuole una grande volontà e soprattutto attenzione e conoscenza delle nostre abitudini alimentari e delle complesse reazioni biochimiche che ogni alimento, ogni sostanza che è introdotta nel nostro corpo, scatena in quel sofisticato laboratorio che è il nostro apparato digerente. A capire di più, ci proviamo questa sera con il medico che più si è avvicinato alla verità che purtroppo tutti sostengono di ignorare. Silvia Fontana vi saluto dal nostro studio di Brescia al Crystal Palace e passa linea a Cremona dove aspettano Antonella Barogno e Gianni Leani. Benissimo. Buonasera. Buonasera, noi ci prendiamo la linea perché abbiamo veramente un numero speciale, un ospite. Direi di sì. Abbiamo Gianni, un ospite che suo malgrado è diventato un vero personaggio Un personaggio non solo televisivo ma un personaggio per il pubblico Per i suoi pazienti che incontra anche in occasioni diciamo più semplici Come i mercatini biologici E allora vi presentiamo il dottor Piero Mozzi Buonasera dottor Mozzi buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori Amato e ricercato da tutti e che ha ripreso il nostro appuntamento mensile. Cioè, eh, Antonella, me lo metti in imbarazzo subito, lo sai che lui quando si sente dire amato, eh, e guarda. Devo Vabbè. dire che la sua Però, fama... È vero, è vero, sì, è vero. Sì, sì. La sua fama è talmente imbarazzante per noi che eh, talvolta ci Beh. precede. Quando andiamo in esterne noi siamo quelli, noi siamo la televisione di quel famoso medico e da lì scaturisce un discorso interessante e nuovo soprattutto per tutti. Ma non perdiamo tempo perché stasera abbiamo pubblico in studio, pubblico che sicuramente ci seguirà da casa e quindi pretenderà giustamente di entrare in contatto con le telefonate e molti argomenti legati alla stagionalità. Perché, dottor Mozzi, saremo rigorosi. Di cosa parleremo stasera? Eh, stasera delle problematiche proprio tipiche e caratteristiche di questa stagione, delle malattie dell'apparato respiratorio. Quindi un invito a tutti quanti, ai presenti e agli ascoltatori, le eventuali domande, gli eventuali quesiti da farli, proprio inerenti alle patologie dell'apparato respiratorio. Dalle compresa la tosse del nostro carissimo Gianni, che adesso lo sgridiamo perché... Qua stasera abbiamo sgarrato, e adesso arriva la tosse. E allora... Va bene, intanto che Gianni si riprende, il dottor Mozzi si allena per rispondere e soprattutto per introdurre l'argomento. Vi voglio presentare due preziose collaboratrici che saranno fondamentali per questa serata che, nonostante tutto, ci mette un po' a dura prova per la sua criticità. E allora seduta qui a fianco a me c'è la dottoressa Federica Bandirani. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. <ride> allora Federica è qui perché vi eh, vuole dire i numeri di telefono per non intasare i centralini e per eh, riuscire a smistare meglio gli argomenti. C'è un numero particolare stasera? Certo, il numero della nostra redazione è 0372 593164. Eh, io prenderò le telefonate personalmente, farò una rigida selezione sul tema come chiesto appunto dal dottor Mozzi. Eh, vi aspettiamo numerosi, eh, contattateci anche tramite email boxchiocciola telecolor.net. Poi saremo magari solleciti a mandare tutto in sovraimpressione. Comunque, mi raccomando, le telefonate verranno quindi selezionate e staremo noi a richiamarvi per scandire meglio il ritmo. Allora, guarda, io non è che ti voglio far allontanare perché sei simpatica e graziosa, però direi di prendere. Eh, di adesso raggiungere tutto. la tua postazione ma di farti vedere spesso eh? porterà notizie d'accordo grazie Federica grazie. Bandirali e adesso invece vi presento l'assistente di programma nuova nuova fresca fresca in questo caso è la dottoressa Annalisa Letti buonasera Letti, buonasera benvenuta a tutti. nel nostro gruppo e mh, Annalisa invece sarà lei a smistare le domande del pubblico che come vedete è nonostante abbiamo messo il numero fisso Ah, un po è un pochino in eccedenza, ma comunque ci fa piacere. Volevamo già mandare in pensione la tribunetta, invece eh, beh, si è rivelata no. utile. Per, specialmente per queste trasmissioni serve la tribunetta. Queste sono persone che vengono da varie parti, non solo della provincia di Cremona, di Piacenza e di Mantova. Mi pare poi sentiremo chi sono. Che tutti hanno un comune interesse per il dottor Mozzi. Basta con i preliminari, veniamo al tema della serata. Guarda il dottor Mozzi che. Comunque lei ha anche un sacco di detrattori, perché le nostre eh, trasmissioni viaggiano in tutta la Lombardia, quindi lei si è fatto anche dei nemici tra, diciamo così, i baroni della medicina, ma, io, ma ne Tonella, parliamo dopo. Vorrei dire una cosa su questo argomento. Il dottor Mozzi eh, è sempre disponibile a confrontarsi con chiunque, anch'io ho ricevuto qualche telefonata, no? E eh, dico sempre, lui è pronto, no? Voi chiamate lui, venite, venite in trasmissione e ditelo perché è comodo sai stare a casina e fare il detrattore funzionale, no? Eh, il dottor Mozzi è disponibile a confrontare le sue teorie, la sua pratica con chiunque. Per cui... Io direi che do dieci punti in più a lui rispetto ai detrattori che si rifugiano certo. dietro la scienza e basta. Insomma. E poi lasciatemi dire che il dottor Mozzi non fa di questi appuntamenti un business, è una persona molto sobria con una vita estremamente austera e quindi non andate a caccia di scheletri nell'armadio perché qui non ci sono. C'è una persona che vuole veramente parlarci di salute e farci capire come possiamo riappropriarcene. No, ma Tutto certamente morti. sarebbe anche per me decisamente più stimolante avere, avere proprio anche a fianco, di fronte, insomma anche, anche medici, biologi che volessero confrontarsi eh, senza nessuna remora, senza nessun preconcetto, senza nessun ideologismo, proprio vedendo, valutando, magari facendo intervenire anche persone e poi magari rivedendole rivedendole a distanza di un mese o due mesi, vedere chi ottiene dei risultati migliori. E questa sarebbe la vera scienza, vedere, confrontarsi, verificare. Questo qua è quello che dovrebbe essere fatto da tutti i tipi di scienza, non solo quello che eh, si occupa della, della medicina, della salute, ma proprio di ogni settore, della, delle attività umane, della conoscenza umana. E speriamo, io mi auguro, lanciato un appello che ci siano medici che, che si, vengono per confrontarsi apertamente, ognuno dice le proprie cose poi la gente lo verificherà, vedrà. sa che c'è, tra questi sì. ci sarà prossimamente un allergologo del sì. Sacco di Milano che vuole un faccia a faccia con lei, dottore. Ne parleremo a primavera. Sì. E lo faremo davvero. Allora, entriamo un po' nel... Pieno dell'argomento, no? Queste affezioni che qualcuno definisce stagionali, no? Ma sono davvero stagionali oppure hanno qualche elemento in più? No, beh, oramai stanno diventando... Stanno diventando le patologie dell'apparato respiratorio, si stanno diffondendo in un modo notevole. Basta pensare a quella che prima praticamente era una, una patologia non diffusissima come la broncopatia, la famosa BPCO no? che poi con tutte queste sigle oramai eh, le persone normali fanno fatica di stricarsi, ci si in mezzo, ossia la broncopatia cronico-ostruttiva e insomma sta diventando di grande grande diffusione, insomma che poi queste patologie che eh, danneggiano in modo cronico l'apparato respiratorio sono quelle che poi predispongono anche per il crollo dell'apparato cardiocircolatorio, come pure viceversa. Le patologie circolatorie sono quelle che poi possono inficiare l'apparato respiratorio. E, insomma, e dottor Mozzi sì. c'è una relazione tra i tempi che stiamo vivendo, quindi l'inquinamento ambientale, atmosferico, anche lo stile di vita, sì. ad esempio il fatto che ci, si fumi sempre di più e che si sia magari vittime di fumo passivo. Ma non è detto che poi si fumi di più, non, non so, le caratteristiche dei fumatori stanno cambiando, stanno diminuendo i fumatori maschi, stanno aumentando le fumatrici. E... Insomma, i giovani sì, però c'è da dire questo, insomma, che le patologie respiratorie ce le hanno tutti quanti, ce le hanno i fumatori, ce le hanno i non fumatori, ce le hanno i bambini che non fumano, ce le hanno gli adulti, gli anziani, ce le hanno gli uomini, le donne, ce le hanno anche le persone che vivono il tumori al polmone, c'è anche in persone che non fumano, che vivono in montagna. Mi sono capitate persone anche di questo tipo qua. E, e, lì, e lì è il compito, è il compito grosso, grave, serio della ricerca, della cosiddetta scienza medica, di andare a indagare, cercare sempre il perché succedono questi fatti, questi fenomeni, liberandosi la vista da, da, da ogni ideologia, insomma, da dire... La causa, la causa di un tumore al polmone deve essere assolutamente il fumo di tabacco. Guardate, che io sono uno che proprio i fumatori non li sopporto, li ritengo persone che buttano via soldi e salute. Ogni, sicuramente, e ho sempre, guardate, ma questo qua anche da, da decenni ho fatto. Ho cercato sempre di far rispettare il divieto di fumo, soprattutto nei posti dove il divieto di fumo esiste, sia nei, nei locali ad uso pubblico. Quindi poi, non è un via libera no, a, no, a guardate, fumare? Ma per l'amor del cielo, da... guardate, a me danno fastidio, anche quando io sono in giro, che mi trovo soprattutto al mattino, eh, poi non parliamo quando sono a mogliazza, che se c'è qualcuno che mi passa davanti eh, con la sigaretta accesa, anche eh, all'aria aperta... Eh, Subito, l'odore del fumo mi colpisce l'odore, ma non è che mi dà fastidio il, il fumo. Ma qualcuno della sua famiglia fumo? Mi ricordo, sì, 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 ma io penso che la libertà sia un bene assoluto. Ogni persona deve saper ragionare, distinguere, capire, conoscere, decidere in proprio. Con gli obblighi non si va da nessuna parte, gli obblighi sono solamente quelli che ci imporrà la natura che piano piano comincia e sempre più rapidamente però ci comincerà a presentare come obblighi assoluti. Noi per ora non ne vogliamo sapere, però la natura prima o poi un conto salato e salatissimo ce lo presenterà. Certo, cioè, anche perché la natura eh, ha molti più mezzi no? dell'uomo che si sente sì, sempre sì. così grande e poi... E poi, e poi niente, finisce, finisce nel nulla. Ad esempio, mi ricordo una volta, questo mi è rimasto molto impresso, anche perché poi era rimasto impresso tantissima gente a Bobbio, ma questa è una storia, sarà di vent'anni più fa, era, c'erano degli incontri um, serali, una volta ogni settimana, ogni 15 giorni, non ricordo bene, in un, nel centro uh, pubblico dove, per queste assemblee ed erano degli incontri sulla droga organizzati dall'amministrazione comunale a cui intervenivano varie persone e una sera c'era addirittura il prefetto che nonostante il bel cartello vietato fumare e questo qua si tira fuori la sigaretta e si mette a fumare e nessuno, e tutti zitti, tutti zitti non c'era uno che dicesse, credo, guardi che sta a lei proprio la massima, il, il la massimo massima autorità, autorità in campo nel, a livello provinciale per far rispettare le leggi il primo che le praticamente trasgredisce. le trasgredisce. E niente, io gli ho detto, guardi, sta fumando, sta fumando in un posto dove è vietato fumare. Ho detto, qua si sta parlando di tossicodipendenza e il fumo è una tossicodipendenza. E niente, ha preso, ha spento la sigaretta e ah, è finita lì. Quindi io sono una persona che... Eh, il fumo non dirò mai a nessuno fuma perché ti fa bene, però sarò sempre quello che dice che il fumo non è il responsabile dei tumori al polmone. E, mi spiace doverlo dire, mi spiace doverlo ammettere, mi spiace che la medicina ufficiale e, e invece sia andata sprombattuto contro il fumo, si fa bene, va bene, è giusto che in locali pubblici sia vietato fumare, ma dietro al tumore al polmone c'è ben altro. Come pure ecco. dietro tutte le patologie dell'apparato respiratorio c'è ben altro, altrimenti non allora, si capisce come eh... mai i bambini si ammalano di broncopolmoniti, di polmoniti, di asma. E... La lotta contro il fumo è una lotta complessa, no? nel senso che vabbè. Limitarlo solo al fatto che possa causare il tumore al polmone, sembra un po' riduttivo, no? C'è anche una componente sociale, non solo. Ma tornando alle affezioni, allora è ovvio che c'è una serie di concause, no? E se queste affezioni sono in crescita, vuol dire che le concause contribuiscono ancora di più. Allora, partiamo da lì, no? Che cos'è che sta incentivando questa crescita di queste affezioni? Ma guardate, bisogna, bisogna partire dal proprio da zero e cominciare... A guardare, osservare, vedere. Le caratteristiche principali delle patologie dell'apparato respiratorio sono contraddistinte dalla tosse e dal catarro. Sono le due caratteristiche fondamentali. E si manifestano soprattutto nel periodo invernale, e anche per questo c'è un motivo. Perché si abbassa la temperatura. E perché non c'è la presenza del sole, del sole caldo, che è quello che ci permette di eliminare un sacco di tossine. D'estate sudiamo, sudiamo tantissimo dalle ascelle. Questo. E le ascelle sono il punto di scarico, di sfogo di un sacco di tossine che invece d'inverno devono essere eliminate attraverso l'albero bronchiale è tutto lì il succo è tutto lì poi basta guardare vedere quando una persona comincia a manifestare la tosse e il catarro e allora da lì collegandolo non con quello che inala non c'entra niente l'aria entra ed esce entra ed esce costantemente non ha quasi neanche la possibilità di contaminare i, i polmoni ma il guaio è che i polmoni sono dei sensori, sono i sensori d'inverno soprattutto dell'apparato digerente. Ossia, quando nell'apparato digerente finiscono delle sostanze, delle molecole che il nostro sistema immunitario non tollera, d'inverno, proprio in questa stagione qua, quando ci sono i freddi, quando non c'è un sole caldo e potente, Praticamente i bronchi cominciano a reagire, i polmoni cominciano a reagire, a secondo poi delle caratteristiche individuali, dello stato di forza, di debolezza di quel sistema immunitario, della prolungata o minore esposizione a quelle tossine o dal numero maggiore o minore di tossine, si hanno le varie patologie che possono essere più o meno gravi che possono colpire determinate parti dell'apparato respiratorio e però tutta alla fine dipende non da quello che finisce. È inutile andare a curare i bronchi e i polmoni, non si risolve un bel niente. Per curare una bronchite bisogna curare lo stomaco. Bisogna curare il cibo. E questo è quanto di più verificabile è quanto di più verificabile ci possa essere, in tempi, ma non in tempi spaventosamente lunghi, in tempi rapidissimi. Mi viene in mente un caso stupendo che mi ha, mi ha fatto un, un piacere enorme, di un signore, un signore di Asola, della zona di Asola, lì dintorno, io sono stato ad Asola il 14 di giugno, di giugno. Sera abbiamo, una rappresentante. Abbiamo, ah, sì, abbiamo una rappresentante. Abbiamo, abbiamo qui uh, gli organizzatori di quell'incontro che proprio è stato seguito da tantissime persone. Ebbene, lì quella sera c'è stato un signore di quelli proprio attenti, attentissimi, che drizzano subito le antenne, di quelli che hanno forse un grande intuito e un grande istinto. Lui, affetto proprio da questa famosa BPCO, broncopatia cronico-struttiva in cura da anni. Che è una malattia cortisone. anche grave, ah beh, che porta, porta poi a una qualità porta, di vita pessima. Sì, 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 porta praticamente ad avere mh, grossi grossi problemi, non solo a carico dell'apparato respiratorio, ma a carico anche dell'apparato cardiocircolatorio. E lui quella sera lì Avevo avuto delle cose che io avevo detto che tra le tante cose che abbiamo toccato abbiamo toccato anche il problema delle patologie respiratorie e io mh, davo la responsabilità in quell'incontro lì delle patologie respiratorie della formazione del cataro soprattutto a due alimenti, uno il latte e i derivati e l'altro i cereali e soprattutto i cereali contenenti. Glutine. Glutine. E qui cominciamo, cari telespettatori, a sparare delle <ride> cannonate sulle nostre abitudini alimentari. <ride> e quest'uomo quest ha fatto stacca che è andata a casa e dal mattino dopo ha tolto dalla sua dieta, ma proprio così, drasticamente ha tolto dalla sua dieta questi alimenti e praticamente gli ha passato la torta. Praticamente tosse quasi tutto, dottore. Sì, aveva commesso l'errore e che poi l'ha riprodotto, perché forse non ce l'avevamo spiegati bene, lui, persona di gruppo zero, si era messo a sostituire il frumento con il mais, per cui aveva ottenuto dei risultati non al 100%. E questo aveva può ottenuto... essere, mi scusi se la interrompo, frequente ed è uno eh, dei dubbi di molte persone che ci contattano. Perché è una soluzione per ovviare al glutine, spesso la si trova anche in questi prodotti per persone eh, celiache e di conseguenza i, i prodotti gluten free sono prodotti di solito a base di farina di riso o di mais. Sì, 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 lì fanno, fanno su. poi forse varrà la pena fare un incontro proprio per i celiaci perché stanno aumentando tantissimo e si vedono proporre degli alimenti che rischiano di essere ancora più dannosi eh, che non quelli con il glutine in i nemici che tradizionali ci sono ecco quindi il mais per taluni però prodotti, può essere sì come più spesso l'abbiamo detto che il mais per le persone di gruppo A va sicuramente è tollerato discretamente bene tra tutti i cereali forse è quello tollerato meglio Poi, poi però bisogna sempre vedere come reagisce una persona, perché poi capita di vedere che anche il mais su persone che in teoria lo tollerano in determinate situazioni anche il mais li può creare dei problemi. Quello che deve fare da guida alle persone essenzialmente deve essere il cercare di osservarsi attentamente, segnarsi tutto a che ora comincia la tosse, a che ora comincia il catarro, a che ora cominciano gli sternuti, a che ora comincia il catarro nel naso, perché poi ci sono le, le persone che sono programmate per avere problematiche sull'apparato respiratorio basso, ossia a livello bronchi e polmoni, e invece chi è programmato per avere problematiche più alte, a livello, a livello nasale, dei semi nasali, paranasali, o a livello del condotto d'ustachio, quindi avere problemi con le otiti. Ma la matrice è sempre quella, insomma, la matrice è sempre quella. Scoprire, scoprire chi fa produrre questo muco, questo catarro. Quindi poi tenere sott'occhio i cereali? Sì, poi non ci sono mica solamente questi. Guardate, adesso sta cominciando la stagione delle arance e dei pomodori. Guardi là che cosa, cosa le abbiamo portato in studio: un cesto ricolmo di. di... Arancio e mandarini, sta che ci ha sempre detto che sono frutti della salute d'inverno, vitamina C. Eh, ne raccontano tante di storie, guardate. Per vendere, gli uomini stanno inventando di quelle cose incredibili. Stanno raccontando che bisogna bere due litri di acqua al giorno e tutti vanno in giro con bottigliette di acqua, come non è mai successo. E tutti gonfiano e trattengono liquidi. E più uno tra trattiene liquidi, e più gli dicono: Devi bere acqua. E vive. Come una spugna grossa così fradicia d'acqua, gli dicessero, quella spugna lì per asciugare bene bisogna continuamente riempirla di acqua. Dicono che servono, che servono i latticini per avere le ossa forti sì, e robuste. Per avere più calcio, a noi donne e ai donne in menopausa soprattutto. Al che se andassimo a vedere i poveri cinesi dovremmo scoprire, scoprire, non so, le donne cinesi tutte in preda e eh, sopraffatte dall'osteoporosi. Poi magari se andassimo a guardare bene, se la scienza fosse vera scienza andrebbe a vedere in Cina, farebbe un confronto sulle donne dello stesso sesso, della stessa età e andrebbe a scoprire che magari là che non mangiano latte, yogurt e formaggi e non mangiano nemmeno frumento, di osteoporosi forse ce n'è la metà della metà di quella che non c'è qua. Poi dicono che d'inverno bisogna mangiare tanta vitamina C, tante arance e tanti mandarini al che se la scienza fosse veramente scienza cosa farebbe? Andrebbe agli estremi della terra, dove c'è il grande freddo, andrebbe in Siberia, nel nord della Siberia, andrebbe in Lapponia, andrebbe in Alaska e così vedrebbe quante arance e mandarini mangiano per sopportare quei freddi estremi. E poi scopre che là invece mangiano la carne cruda e il pesce crudo e non si buscano. E non si buscano Raffreddore, influenza e sì, Ci sono pochissime colture di arance negli Inuit sì. al popolo degli uomini. Cioè. Però sia concreto, dottore, non ci dirà che dobbiamo mangiare carne cruda e pesce crudo. Ah, io tutto non dico inverno. niente, io non obbligo, io, guardate, io sono la persona, magari do delle strapazzate tremende, incredibili, soprattutto quando ho già spiegato delle cose alle persone che poi quelle fanno tutt'altra storia e poi si lamentano che non ottengano dei risultati, ma io lascio le persone liberissime di scegliere. Mi sento nel dovere, proprio in un, forse me ne faccio anche un carico maggiore di quanto alla fine posso riesco a sopportare, un grande dovere di informare le persone quale è la causa delle loro malattie. Poi però ogni persona è libera di fare come crede. Lo dico sempre, se uno va sul campanile, qua che avete forse il campanile più alto d'Italia. Di, come forse? Eh, ma c'è lì una controversia con una specie di campanile che è nel Friuli, che dicono che quello là no, è un no, terino più alto. È pure campanaria come il Torrazzo, e... non c'è. E allora. Quello allora... è più eh, alto perché è in montagna. No, no, ma va bene, non voglio sollevare. Va benissimo, questo qua va più che bene. Uno può andare sulla. Sulla punta più alta del torrazzo e mettersi là a, aper a braccia aperte e okay. dire: Adesso io mi metto a volare. Io gli ho detto: Aspetta un attimo, io ti dico che se tu pensi di volare, guarda, tu arrivi giù che sei proprio una polpetta, una, una piadina umana. E poi, se quello lì, io il mio dovere l'ho fatto. Poi, se quello lì è convinto di volare, ame, affari suoi. Io credo che questo sia il compito dei medici compito mio, poi io, vabbè, anche di medici ognuno i compiti se li sceglie, ed è tutto qua. Tra l'altro, premessa che non ho fatto e mi spiace perché dovrei sempre farla, io non ritengo di avere in tasca la verità assoluta, eh, per l'amor del cielo. Io penso di essere una persona che ci mette un grande, grandissimo impegno per insegnare alla gente come non ammalarsi o come risolvere in, in tempi rapidi, rapidissimi, in modo naturale e in, in modo tra, tra l'altro economicissimo i propri problemi di salute. Però non sono infallibile, ci mancherebbe altro, come pure le critiche che rivolgo stasera, e questo lo dico sempre, non vanno intese verso la medicina che si occupa di fatti traumatici. Bensì verso la medicina che si occupa di malattie, di patologie, perché lì c'è sempre... Quindi lei ce l'ha con i clinici, differenza. non con gli ortopedici, non con i chimici. No, no, ma anche gli ortopedici che si occupano di patologie. No, io do un grande rispetto e grande valore ai traumatologi, a chi fa dei miracoli, raberciando e rimettendo in piedi e facendo continuare a vivere persone che hanno avuto dei traumi spaventosi. Ben altro è la storia delle patologie. Dove c'è una patologia, c'è una causa ben precisa, c'è un percorso che porta ad avere la malattia ed è quello che bisogna scoprire, indagare, capire se si vuole risolvere in modo definitivo una malattia. Intanto che riflettiamo su questa cosa, Antonella, facciamo la solita pausa eh? sì. e poi riprenderemo. Mi sto preparando una domandina. Sì, sulla ma fate delle c. domande cattive. Eh, allora. Il Precise dottore ha già cattive, introdotto proprio. penso abbastanza bene l'argomento per cui ora si sì, apriranno le telefonate, abbiamo perso i contatti con la Federica Bandirali ma si farà viva sì. e naturalmente introdurremo magari qui da, dal pubblico in studio. E cominciate anche voi, cominciò anch'io a fare qualche domanda, ma anche voi cominciate. Intanto pubblicità. Ben ritrovati, siamo in diretta con Box, il dottor Piero Mozzi ci parla di patologie stagionali ma soprattutto di forme bronchiali. Dottore, sono già arrivate 25-28 telefonate, tre non erano inerenti, le abbiamo per ora accantonate e quindi tra qualche istante Federica che... Assolutamente, telefonate da tutta la Lombardia per parlare de, col dottor Piero Mozzi, tanti, tante persone diverse, tanti problemi diversi, uh, tutte A in attesa. Campione, quindi chiamerai adesso Andrea? Assolutamente. Richiamare. Quindi ce li passi tra un pochino. Assolutamente. Ci smesti qualcosa, grazie allora parto io con una domanda tanto Prego. per riallacciarci alle cose che abbiamo detto prima eh, si è parlato di arance, di mandarini la vitamina C che è quasi la panacea universale no? in questo periodo però uno dice vado in farmacia mi compro una compressa di vitamina quello che c'è dentro lì in termini di vitamina C corrisponde quasi a mezzo vagone d'arancia no? c'è differenza? La vitamina meglio... quindi di sintesi? Eh, certo. Non mi, eh, non mi demolisco la vitamina C perché io sono. una... Ah, la vitamina C, tra l'altro, indurisce, eh. indurisce le arterie. Quindi, non è il massimo. Questo tanto per chiarire da subito, no? Eh. Ne parlavamo eh, oggi. E sulla con... pelle, dottore. Ne sono parlavamo oggi con un allevatore di maiali. Gli ho detto: prova a dare ai tuoi maiali tutti i tipi di frutta e vedrai che i maiali non ti mangiano. Né aranci né mandarini né mandaranci questione di gusto. Ah, forse ho detto: provate a dare a tutti i mammiferi arance, mandarini e mandaranci e guardate chi li mangia. Provate a dare pesche, prugne, ciliegie albicocche, uva, fichi e vedrete quanti sono i mammiferi che li mangiano pressoché tutti. E, lì, e noi siamo mammiferi pressoché identici, abbiamo più o meno da un 2 o un 3% anche meno di differenza rispetto a tutti gli altri nostri similissimi fratelli mammiferi. E poi si vede, tra l'altro per le arance, ma guardate bene quanta gente comincia ad avere la tosse all'inizio della stagione delle arance e quanta gente comincia ad avere problemi di periartriti alle spalle, epicondiliti, problemi ai polsi, alle anche. Alle ginocchia, alle caviglie. E poi, come per miracolo, arriva la stagione di aprile, finiscono le arance e spariscono tutti i problemi. Comunque, la vitamina C, la natura ne ha messa tantissima, tantissima nelle verze. Le verze che crescono fino alla Norvegia. Pensate, le verze. Resistono al gelo, basta metterci una foglia di verza sopra, resistono, resistono a temperature bassissime. Voi mettete fuori al gelo le arance, sono immangiabili. Le bacche di rosa canina e c'è pieno tutta la collina da, dai 200 metri ma anche dalla pianura andare su, c'è pieno. Le bacche di rosa canina più c'è freddo e più diventano assimilabili. E come le mangiamo, mi scusi? Ah, dottore. le bacche di rosa canina si possono mangiare anche così, si conservano abbastanza bene. Fresche, dopo un po' induriscono, so che qualcuno si, fa la marmellata. Schiacciandole, schiacciandole e si possono essiccare rapidamente. Se si schiacciano, ad esempio, si prende un vassoio di acciaio, ma è meglio di vetro, di ceramica, si schiacciano queste bacche che adesso a, aspettate a raccoglierle quando hanno preso i primi geli che sono diventate belle mollicce, le spiaccicate e il giorno dopo sono già tutte belle secche, esatto. le mettete in un recipiente di vetro ermetico e poi li potete usare per farvi la vostra tisana. E lì dentro c'è una quantità di vitamina C spaventosa. Abbiamo anche, una telefonata. Ma anche nel prezzemolo c'è un sacco di vitamina ecco, C. Ecco, quindi lei eh. non Guardate è contrario non... però alla vitamina C, perché prima ha detto che indurisce le... Ma è l'uomo che si fa questi problemi, ma pensate un po' voi, tutti gli animali selvatici, ma come fanno a resistere senza che non va neanche in farmacia senza trapunte, non hanno farmacie, non hanno, eh. non hanno vitamina C di nessun tipo, non hanno arance? Come fanno i cinghiali, i caprioli, il tasso? Dottor Mozzi abbiamo una telefonata dottorato. altrimenti perdiamo il giro naturale, allora. un attimo solo. Pronto? Sì, salve. Salve. Buonasera. Buonasera. Volevo fare i complimenti al dottor Mozzi perché lo reputo un grandissimo medico. Allora la mia domanda era questa. Dato da Io dove chiama? Mio... Io sono Federico, chiamo da Brescia. Ecco, Bene. io volevo fare questa domanda. Io ho mio figlio che lui è di gruppo A+, e lui ha sempre problemi di tosse, catarro, eh, no, no, non catarro, perdon, di tonsille infiammate, con delle placche eh, sulle tonsille. E poi ha sempre, sempre la tosse, e sempre, è sempre praticamente un po' di bronchite. Lui ha la minima cosa... Praticamente gli viene sempre la tosse, tu lo porti fuori un attimo, lui ha la tosse, gli diamo l'antibiotico, lo portiamo dal medico, gli diamo l'antibiotico, dopo una settimana okay. gli passa a forza di antibiotico e poi fa una settimana ancora che sta bene, poi alla, minima, alla minimo colpo d'aria gli viene la tosse e gli si infiammano le tonsille. Bene, giovane, è giovane figlio? Eh, scusi. È giovane, giovane e il figo. bambino ha tre anni e mezzo. Benissimo. Eh, io ho, vi, vi seguo già da un po, di periodi, un po' di periodi, nel senso ho sempre seguito le trasmissioni del dottor Mozzi <ride> io personalmente seguo la dieta che sono anch'io del gruppo A e ho avuto dei grossi, grossi benefici. Però in, in casa faccio fatica a applicarla a mio figlio perché ho tutti contro. Eh, ma lì, lì bisogna stare attenti perché se questo bambino a tre anni e mezzo ha già queste caratteristiche di sviluppare spesso e volentieri queste patologie, e tra l'altro se ci sono in ballo le tonsille che ne parlavamo un attimo fa, eh, proprio anche è di oggi la notizia che un altro bambino di sei anni è deceduto in seguito all'asportazione sì, come, come eh, complicanza. Sono successe delle complicanze dopo l'asportazione delle tonsille e delle adenoide, ma si guarisce in un attimo dalle tonsille. Guardate, la causa delle tonsilliti nei bambini possono essere, intanto, sicuramente alimenti che non tollerano e in una persona di gruppo A... Alla base delle tonsilliti ci possono essere benissimo il latte o lo yogurt ecco, o i formaggi. Eh, non so se, eh, la mattina io, prima gli davamo sempre il latte di mucca, sì. seguendo le vostre trasmissioni adesso sono passato al latte di capra. Non ma, so se è un alimento adatto adesso per lui. Ma rispolverate per i bambini il vecchio uovo? Pensate. Quante generazioni sono venute su ecco, con luogo Ma intanto che dai la risposta, noi salutiamo il telespettatore, sì, che passiamo sì. un'altra. Segua però la risposta del dottor Mozzi. E, ecco, è... e, e le sera. E le tonsille si infiammano: è uno sfogo del sangue, è un segnale dell'intossicazione. Ma non fate eh... togliere le tonsille, le tonsille guariscano il fatto che si vede che questo bambino se ha perennemente la tosse, il catarro e le tonsilliti viene esposto spesso e volentieri, pressoché quotidianamente, a sostanze che lui non tollera. Sicuramente il latte sarebbe opportuno toglierlo, ma non passare al latte di capra. Ma dategli della frutta al mattino, dategli delle noci, nocciole, mandorle, sono ottime per l'inverno, i semi oleosi contengono proteine, contengono grassi che sono più adatti d'inverno, d'estate no, ma d'inverno sono molto molto validi. Ma l'idea, eh, guardi, l'idea due, due gallette di mais, due gallette di mais o due fette di polenta brustolita con una spalmata sopra di quella crema o burro di arachidi. Un poco di tè verde ha già fatto la colazione, poi i bambini non si fanno problemi a mangiare. Questa abitudine che è ormai inveterata di eliminare le tonsille, questa vis secondi, no? togli le tonsille e rimedi ma era, tutto. Ma era passata, era passata perché c'è stato il periodo che gli antibiotici tenevano a bada le tonsilliti, ma oramai gli antibiotici non hanno più nessuna efficacia, ce ne hanno pochissima efficacia. Non tenere a bada gli antibiotici hanno una velocità di riproduzione spaventosa, quindi si adattano. Se, considerando inoltre che oramai i bambini sono esposti a un'alimentazione tremenda, sono intossicati, troppi dolci, troppi zuccheri, altra causa, altra causa delle patologie che riguardano le tonsille, dolci cremosi, creme, budini, quei cioccolati al latte, micidiali. Se proprio volete dargli del cioccolato, dategli il cioccolato fondente. Ma non date il eh. cioccolato al latte. Sono, Abbiamo un'altra telefonata, dottor Mozzi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. chiama da... Telefono della provincia di, Ma di Mantova, da Castago Fredo. Eh, niente, complimenti per la trasmissione. E eh, volevo fare una domanda al professor Mozzi. Dottore, io, dottore, non date dottore il io soffro di una particolare malattia, eh, parlando di patologie... La mia sicuramente è un'intossicazione alla garza dei nervi. Questo mi porta parestesia ai piedi da 15 anni. Eh, devo andare avanti con farmaci anche per addormentarmi. No, ma questa sera forse. Sì, si, si parte di respirazione. Questo mi porta eh, ansia, fatica a respirare, eh, euforia. No, ma qui sconfiniamo di più. Nelle patologie che tratteremo sicuramente in futuro sì, del, uh, del sistema nervoso. Io ho euforia, euforia ansia e cose del genere che sono tutte anche loro collegate sì. con un discorso alimentare. alimentare di Però stiamo, ma stiamo sulle problematiche, stiamo sulle problematiche vere sì. di questo periodo qua: tossi, catarro, eh sì. bronchiti, polmoniti, bron, bronco eh. polmoniti. Ecco. Ma non è impossibile che una persona abbia la tosse perenne. Adesso lei ha una voce leggermente catarrale, ma non ha dato ancora un colpo di tosse. Sì. E quindi bisogna andare a far sì che ogni persona deve essere attenta, dovete responsabilizzarvi, non dovete delegare il bene più prezioso. Ai medici. Certo, Intanto mm. salutiamo il telespettatore, mm. gli consigliamo, Grazie. in attesa che affronteremo la patologia sua più specifica, di prendere nota, e questo vale per tutti: prendete nota, come diceva inizialmente il dottore, dei, delle vostre abitudini alimentari, quindi di proprio un diario. È la cosa più semplice, no? Sì, dottore, ma è la cosa più consigliere... semplice, guardate. Tenete il vostro diario per un po' di tempo, un po' di settimane, e magari quando avete qualche crisi legata alla vostra patologia più frequente o più, più forte, annotate quello che avete mangiato. Guardate, se una persona sviluppa la tosse, generalmente la tosse è proprio la collegata è proprio collegata era il catarro con quello che si è introdotto. Se uno si sveglia... Già con la tosse e il catarro, lì vuol dire che è una persona che ha una grande, grande sensibilità. Però la tosse e il catarro non l'ha sviluppata casualmente, l'ha sviluppata perché a cena ha mangiato alimenti che non tollerava e che gli hanno prodotto il catarro. E lì però vuol dire che c'è una persona che ha una grossa, grossa sensibilità oppure che ne ha mangiato una quantità enorme. Ma, se volete una persona che ad esempio ha la tosse tremenda di notte, che rischia di passare tutta la notte a tossire, ma se vuole vedere dei risultati strabilianti in un, in un battibaleno, in 4-4-8, basta che salta la cena e non tocca nulla, nulla, e beva al massimo dell'acqua tiepida, e non è un grosso sacrificio, eh, perché lì vuol dire che una persona rischia di guarire. Eh rischia di guarire in pochissime ore. <ride> e quella sera lì, quella notte lì, quella persona non sviluppa nessuna tosse, nessun catarro. Oppure, se una persona si accorge che nel primo pomeriggio ha la tosse e ha del catarro, non tocca più nulla, più nulla, se non un poco di acqua e non fredda, non tocca più nulla fino alle 19, 19.30, massimo alle 20, prima di cominciare a cenare, non ha più un filo di tosse, anche se ha un tumore al polmone. Quindi sperimentate. È importante, è cose... provare. Un... Però dovete dare, dovete dare la possibilità al vostro sistema immunitario di disattivare praticamente le tossine che vengono a contatto con il sistema immunitario. Invece, se voi continuate a introdurre del cibo se è del cibo tollerato, non si sviluppa tosse catarro. Altrimenti, voi quando avete. Se qua avessimo una lavagna, lo vediamo, vi farei bene il disegno. Quando voi introducete, ecco, in questo momento qua, una sostanza per voi tossica, non tollerata, piano piano sviluppate una reazione immunitaria. Che d'inverno è facile che sia sui bronchi e sui polmoni. Arriva all'apice. E poi scende a zero, degrada a zero. Ma se voi cominciate, quando è all'apice che sta scendendo, voi lì introducete altre molecole che non tollerate e riprende alla grande. Per cui uno dice, è cribbio, ma allora ho la tosse sempre. Sì, uno ha la tosse sempre perché praticamente non permette al sistema immunitario di disattivare queste tossine. Abbiamo una domanda da una signora. Prego. Buonasera, dottor Mozzi. Eh, lei ha chiesto una domanda cattiva, non so se sarà sì, particolarmente sì, sì, cattiva, ma... Domande eh, serie, severe. No, che esatto, tenono... no, la mia di, è un po' provocatoria in questo senso. Eh, intanto anticipo che io ho avuto una grande fortuna dalla natura perché per mio gusto, siccome parlavamo prima di arance e mandarini, eh, non ho mai accettato di mangiarli perché non mi piacevano, nonostante i grandissimi sforzi di chiunque. Di farmi buttare giù delle spremute, cosa che io rifiutavo e premetto che sono del gruppo zero. Sì. Quindi, fin da piccolissima io ho sofferto proprio i bronchi catari. Cioè, avevo una nonna stupenda e saggia che mi curava con la famosa Linusa, sì, di semi proprio. di lino buttati, cosa che io ho imparato. Papine calde. Papine sì, calde, sì. cosa che ho adottato durante le mie gravidanze. Perché, purtroppo, facendo una storia breve della mia vita. Ho passato la mia vita con allergie tutto l'anno e sono arrivata dopo quasi 30 anni di riniti e raffreddori continui ad essere una broncopatica cronica, ma molto forte, molto spesso anche con attacchi d'asma. Fumatrice oppure no? No, ero una fumatrice estemporanea, sì. diciamo, quella che quando esce vuole accendersi la sigaretta, però anche il corpo mi aveva difeso. Dopo due sigarette mi si abbassa la pressione e sto male e quindi non è un merito mio ma anche qui il corpo intelligente è intervenuto e, dove la volevo provocare fra è che in questa storia un po' drammatica perché io sono stata veramente tartassata dai medici con le primissime prove di allergologia addirittura a Milano vaccino che ho rifiutato eh, cortisonici di tutto e di più eh, ho avuto la fortuna di incontrare delle scuole di naturopatia e mi sono dedicata al respiro. Io ora sono operatore di respiro, però diciamo prima ho sperimentato su di me e improvvisamente con questa sola ed esclusiva certo. esercitazione, cioè una particolare forma di respiro, tutti questi raffreddori, bronchiti, eccetera, sono svaniti. Dopodiché in questo percorso, in questa scuola, qualcuno mi propose il dieta del gruppo sanguigno che allora era molto un po' vaga, diciamo, quasi eh, diciamo sullo stesso tipo della sua proposta, però lei è molto più esaustivo è molto più profondo. Io la provai e tolsi comunque i latticini perché io mi nutrivo quasi esclusivamente di latticini perché rifiutavo la carne e il pesce. Ma questo oramai ero anche guarita in modo spontaneo, ecco perché dico è provocatoria per dire è vero che comunque il cibo sicuramente, perché poi io seguendo il suo eh, sito le ho mandato tutte le mie patologie, lei mi ha risposto e io ho cercato di essere un osservante di tutte Brava, queste stuporose. regole e mi sono un po' allucinata perché... Ehm, è chiaro che è molto difficile psicologicamente, Perfetto. è veramente dura, però io mi ci sono applicata. Ho avuto notevoli risultati su tutti i fronti. Ho sbagliato qualcosa perché uno si attacca poi a qualche eh, come si scappatoia. Dice? scappatoia. Quindi ho immesso troppo riso. Lei ho provocato un danno, sono andata in tiroide. Lei, con una sola parola a quella famosa conferenza di Asola, mi disse tolga il riso ho tolto il riso e io immediatamente sono stata bene però ecco la domanda che volevo porle è se lei crede anche che non solo il cibo perché c'è una scuola purtroppo fra cui diciamo quella a cui io sono andata che ritiene che anche la difficoltà psicologica del mangiare può non far guarire Vale a dire che ci Bella sono domani. momenti in cui io ho veramente un rigetto, un rifiuto di alcuni cibi e vabbè, saranno peccati di gola, saranno scappatoie, sarà... però mi viene quel desiderio di assaggiarmi. Prima ho detto vorrei tanto un pezzetto di Pandoro, <ride> eh, Va bene. Eh, ma non però... casca al mondo. Ma uno dice: credo. Ecco, siamo al capitolo sì, delle non... piccole trasgressioni: ah, sì, E la trasgressione, è... esatto. Ma che... no, no, ma ci sono altre cose. Tante cose importanti, ad esempio come la respirazione, l'ossigeno è importantissimo. Respirare e far funzionare bene i polmoni è importante. Far sì che l'aria arrivi alla parte basale dei polmoni, dove c'è il maggior scambio con il sangue, ossigeno e sangue, va benissimo. Ma troppo ossigeno e uno praticamente va incontro, sviene. Tanto per dire... Fai gli Quindi azami. tanto... Adesso arriviamo. <ride> Adesso arriviamo. <ride> Poi veniamo a intervistare e a sentire cosa ne pensa. No, no, ma senza dubbio. G. Ma lì bisogna vedere che caratteristiche Un una vero. persona sì. ha, sì. che patologie Telefone. una ha. Tanto lei stessa ha visto, sì. no? Come anche il riso, sempre per dire che non bisogna mai prendere le cose come dei dogmi, per cui uno dice eh, gruppo zero col riso ci va d'accordo. No, non è vero. Dipende com'è il metabolismo, perché il riso può portare a un sacco di problemi, in primis, il diabete, che ne parleremo al mese prossimo. Quindi troppo riso la tiroide va in sofferenza. Ma uno dice: se non ha dei grossi problemi ma non ci vuole molto, dice: bene, ho voglia di mangiarmi un pezzo di Pandoro, non è un problema. Lì bisogna vedere che problemi uno ha. Se uno ha una patologia di quelle toste tremende, per cui basta il contatto di una volta e poi si trascina la storia. Tipo uno se avesse una di quelle patologie come le sclerosi, non, neanche la sclerosi multipla, che forse forse se la cavicchia, ma quelle più terrificanti come la Sla, eh, Cribbio. Li basta il contatto di una volta e se lo trascina per una settimana il danno. Ecco qua. È tutto lì. Eh, eh, Quindi va telefonata. bene, no, Una persona va benissimo, dice sì. bene, è Natale, mi voglio mangiare il Pandoro. Boh, a posto. Io sponsorizzo molto allora come scelta il panettone genovese. Che è ottimo! Che, che, è ottimo. È veramente che io avrò eccezionale. sulla mia tavola, che... che... cos'ha di, di così particolare? Beh, ah, di così è particolare, bravissimo. È cotto <ride> bene, non c'è quella massa di pasta molliccia eh. come nei panettoni e tutto quanto. Io a Natale consiglio il croccante, le torte di mandorle, i torroni, i dolci con le mandorle, per qualcuno di gruppo B anche tirami su, togli i biscotti, Abbiamo uno di gruppo B si può mangiare un po' di ti tiramisù. spiego qualcosa Antonella sì, sul panettone quindi, genovese. Effetto. E io Ricordi intanto chiedo alla regia di prepararci qualche immagine dalle mogliazze, perché due Natali fa il dottore ha cucinato per noi. Grande, grandissimo onore perché di mm. solito fa cucinare mm. le donne. Anche alle moia No, no, piante. sono le donne che ci sono eh, bravissime, le donne al telefono. Pronto? Vedete, queste sono. Pronto? Non no, pronto? solo momentaneamente. Pronto, buonasera, da dove ci chiama? Buonasera, chiamo da Fontanella, provincia di Bergamo. Buonasera, signor. Dica pure. Buonasera, volevo chiedere al dottor Mozzi. Io ho una figlia di 25 anni, gruppo A positivo. Da bambina ha sofferto parecchio di tonsilliti. Poi ha avuto problemi di respirazione, sempre il naso chiuso, ha avuto un intervento ai turbinati, però il problema non è risolto al 100%. Sarà questione di alimentazione? Ah sì signora, guardi, ci può mettere le mani sul fuoco. Provare, voi dubitate di tutti come io sempre sì, dico. La, infatti Dubi la seguo sempre. Dubitate di tutto. Ma verificate, e sua figlia ha 25 anni, sì. è già una donna adulta, è matura. Ha sempre avuto anche problemi di infiammazione intestinale, sì, eccetera, sì. eccetera. Eh, sì, signora, perché si è avuto le tonsilliti, come prima abbiamo detto al signore di prima, il papà del bambino di sì, tre anni sì, e mezzo, ho che dietro le tonsilliti spesso e volentieri ci sono il latte, i derivati del latte e soprattutto i dolci cremosi, infatti non è un caso che quando vengono tolte le tonsille, poi visto che le persone proseguono per la stessa strada, ci va di mezzo l'appendice e poi secondo intervento, poi se una persona prosegue, ci saltano le ovaie e lì ecco. comincia il calvario di una donna. Ecco. E... Comunque sì, questa sua figlia signora, se sta attenta, con l'alimentazione risolve tutto, ma non si risolve niente con le operazioni ai turbinati. Sì, ma perché infatti perde. non ha avuto miglioramenti. Ma se non, non mette lo pericolo. spray nel naso non respira. Eh. eh, con lo spray vi rinsecchite le mucose ecco. e atrofizzate la mucosa peggio che peggio. Cosa deve eliminare soprattutto? Eh, glielo ho detto, signora, appena sentito. Glielo ho detto la sì, causa: il sì, sì, l'ATC. Ne, ne abbiamo, ne ne abbiamo parlato. Tanto guardi, per arrivare se sua figlia deve fare una cosa. Proprio, stare un bel poco di ore senza cibo, senza mangiare, anche 6 o 7 ore, non casca al mondo. Sì, sì, sì. E poi vedrà che il naso le si libera perfettamente, che respira bene. E poi lì si fa tutte le sue prove, vede? Appena mangerà un pezzo di pane, si riempie il naso di catarro. Ha ragione. Su questo se mangia, visto già... che abita nella provincia di Bergamo, se sua figlia si mette a mangiare polenta, è felice, contenta e non avrà grossi Forse. problemi. Però... Grazie sì, ragione, signora. Grazie. Ha ragione, la ringrazio. <ride> Tanti Buonasera. auguri. Però, ma non fate mettere i ferri addosso a nessuno. Bisogna capire. E poi guariscono tutte le tonsillite, guariscono tutte le adenoide, guariscono tutti i problemi di ipertrofia dei turbinati. Anche i polipi si rinsecchiscono, vengono riassorbiti, spariscono. Eh, questo è un altro principio bellissimo: quello dell'autoguarigione. Perché eh, spesso eh, abbiamo perso fiducia nelle capacità del nostro organismo di guarire da solo, di guarire spontaneamente. E prima della pubblicità intanto stanno scaldando la pignata, quella di rame, per il croccante, poi lo vediamo insieme il procedimento, così tutti ci mettiamo la prossima settimana a sperimentare. Sì, sì, sì. Annalisa ha analisa soccorso, no scherzo, col microfono è vicino alla signora che ha tossito parecchio questa sera. Ha avuto un accesso e Lei voleva di tosse. intervistarla, sì. dottore. Prego. allora il suo gruppo del sangue qual è, signora? Ha eh, più. E stasera che cena ha fatto? Ma eh, veramente ho bevuto solo del, del caffè d'orzo con del latte perché non mi sentivo bene. Che sono 15 giorni che ho que... eh. ogni tanto questo. Caffè d'orzo con latte, grosso problema. Ecco. <ride> se lei stava sul caffè d'orzo, forse se la cavava. Il caffè d'orzo è un cereale, contiene glutine, ma rispetto al frumento, al faro, al camut, ne contiene meno. E può essere facilmente più tollerato. No, ma lasci si perde non so, il latte. Ma il tonno signora. magari di oggi, di oggi pomeriggio, la pasta asciutta? Con Come? Il tonno con il pomodoro? Oh, sì, pasta sì, asciutta? Signora. Pasta asciutta, tonno e pomodoro, mm. dei tre salvi il tonno, che se lei se lo mangiava con un piatto di lenticchie era a posto. Sono o poi fa giorno. la di giorni comunque che Il tonno con di questo, le lenticchie? è eh, certo. In questa cosa. Il tonno con le lenticchie. Sì, quando diciamo ci sono... la italiana, Ma quando ci so. sono delle... Eh sì, la vera cucina mediterranea, gente, sì? sono lenticchie. Eh. Oh, le lenticchie okay. sono più vecchie del pane. Esau ci ha lasciato l'eredità per un piatto di lenticchie, quindi vuol dire... Ne che, parla che è un piatto, Bibbia, pre... è un tempo... piatto prelibato eh. è importante. Ma se voi andate a leggere... La vera dieta mediterranea, non quella che si inventano gli imbonitori televisivi di turno, mm. ma la vecchia e vera dieta mediterranea, quella scritta e stampata nei testi greci, nei testi romani: gente, legumi, pesce, capre e pecore. Anche perché il pomodoro non c'era. Bacche, bacche, radici, bacche, radici eh, sì. i frutti, soprattutto uva e fichi eh. e, e, e prugne e mica tanto di più, ma soprattutto legumi. Eh? Mi ricordo che con una, mia, con una mia vecchia compagna di liceo, Albertina, eh, che lei insegna, è docente um, all'Università di Pavia in una materia inerente proprio alla cultura greca, classica, antica, e le ho detto, ma gli antichi greci cosa mangiavano? E lei mi fa, ah, delle schifezze, come delle schifezze? Se le mangiavano... Sa Ah sì, sì, facevano di quegli intrugli, pesce, legumi, ecco, facevano intrugli, pesce e legumi. Quando i popoli mediterranei erano forti, potenti e comandavano quello che si conosceva, non mangiavano le pizze col pomodoro, lì hanno perso tutto, hanno perso capre e cavoli. I popoli antichi del Mediterraneo, quando erano forti e potenti, si mangiavano pecore, capre, montoni, legumi, pesce. Ortace non mi diventerà leghista, vero, diventavano... Mozzi? Io no, io non do... Della Lega mi, non mi... farei volentieri non mi un favore... No, non farei volentieri un grande favore a Umberto Bossi, anche se io la penso forse un po' diversamente da lui, perché vederlo così mi fa un dispiacere enorme. Anzi, dico che se c'è qualcuno che ha un po' di sale in zucca nella Lega, ecco, gli dica di fare una telefonata a Piero Mozzi, che forse se la caverebbe un po' meglio... Mi fa pena quel povero uomo lì a vederlo come è conciato. Ma Potrebbe lei andrebbe da. o dobbiamo portare. No, non lo so, basta che. vedere. Io quando, vedo, io, quando vedo una persona insofferente, una, sofferente, una persona sofferente proprio, vado in crisi, vorrei fare i salti mortali. E siccome penso di poterlo Telefonata, aiutare. Okay. però, come al solito, hai in mano a medici che. Eh, il break, break pubblicitario. Il break. Allora, la telefonata pubblicità, subito. e riprenderemo con una telefonata e con il pubblico. Bene, Bentornati. In diretta, un po' di pazienza per tutti perché si accavallano telefonate, eh, interventi in studio, giustamente ce n'è già una però. Federica, devi dire due cose? Sì, sono veramente tantissime le telefonate per il dottor Mozzi. Ricordiamo, si parla soltanto di malattie dell'apparato respiratorio. Questa sera il dottor Mozzi risponde a queste domande. Per tutto il resto consultate il sito www.mogliazze.it e seguiteci perché nei prossimi mesi saremo costantemente una volta al mese con il professor Mozzi. Poi diamo la scaletta degli appuntamenti. La scaletta degli appuntamenti a fine puntata. Vabbè, Poi darai anche una, una sorta di... Di scappatoia chi non riesce a avere il contatto diretto col dottore con i mercatini. Con i mercatini e <ride> li affolleremo. Bene, Federico. avevamo grazie. anche le immagini di quello di Canzo che lei ci ha consigliato. La biofera. Bella, Se bello, avanza il tempo, bello. mostriamo qualche la cosa. La Riprendiamo bello. con le domande grazie, in attesa bello, che bello. il pubblico si scaldi. Una domanda, una considerazione più che una domanda. Allora, noi parliamo sempre dei nostri fratelli mammiferi, siamo mammiferi anche noi. Ecco, i mammiferi in natura. C'è una telefonata? Allora sì, faccio sì. la domanda e poi suoniamo. I mammiferi in natura si nutrono di latte solo quando lo prendono dalla mamma, poi latte basta. È solo l'uomo che poi prosegue con il latte e su questo vedremo qualcosa. Hai fatto Intanto tua una massima cioè... del dottor Mozzi, le eh, live sì. eh, bike... Vabbè ma io quando... Ce lo parlo dice sempre lui, lui... Poi Assimilo, no? E ci no, mancherebbe... no si vede fare... che Assimilo, no? Eh. Devi allora, fare grande abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. Ci chiamo, buonasera. Da? buonasera. chiamo da Caneto sull'olio, mi chiamo Michela. Bella località. Dica. Allora, io ho una domanda molto semplice, forse quasi ehm, la sua viene a proposito, quella che ha appena fatto il dottor Mozzi. Io ho una bambina di 5 mesi e mezzo eh, alla quale sto cominciando a togliere diciamo, il mio latte. Sostituisco una poppata al giorno con del latte in polvere. Da due giorni io ho notato che la bambina eh, prendendo il classico latte in polvere aveva del catarro e il naso sempre congestionato, sicché sono andata in farmacia e ho comperato un alimento di proseguimento a base di proteine isolate di soia. Ecco, io quello che volevo chiedere al dottor Mozzi è se eh, secondo lui è un alimento comunque che può sostituire questo... Benedetto latte in polvere che ci fanno dare ai bambini per lo svezzamento. Qual è il, il gruppo del sangue di sua figlia? Eh, il gruppo è zero. Eh, insomma, sì, con la soia va bene. Guardi, il problema del latte in polvere è che lì nella storia del latte in polvere, mm. e nella mancanza dell'allattamento materno, c'è la base proprio delle grosse, grosse patologie che stanno colpendo i bambini. Eh? Sì. A cominciare dalle allergie, perché se voi prendete co le confezioni del latte artificiale per i bambini, li scoprite il perché poi i bambini nascono deboli, fragili, si ammalano, soprattutto di patologie dell'apparato respiratorio, le allergie respiratorie, che, che sono proprio in grandissima diffusione, che sono venute fuori proprio di pari passo con l'aumento dell'allattamento dell artificiale, perché lì dentro voi trovate l'amido di mais. E l'amido di mais, tra l'altro anche le persone di gruppo A così giovani non credo che abbiano a posto bene tutti gli enzimi per poterlo digerire. Non Ma la sua, la sua, mh, sua figlia sì. ecco a quell'età lì sarebbe opportuno che lei signora facesse, si impegnasse per avere, per avere del buon latte materno. Cioè. Ah, una buona alimentazione, signora, le può permettere di portare sua figlia ad avere il latte suo materno fino a 8, 9, 10 mesi e, e dopodiché può mangiare le cose, le proteine come carne e pesce che le possono permettere di, di superare bene. Il, lo svezzamento. Perciò il suo consiglio è di continuare con l'allattamento esclusivo. Fino... Lei dovete imparare a leggere con grande attenzione sì. tutte le etichette degli ingredienti, eh, sì, sì, tutti gli ingredienti che ci sono sulle etichette dei sì. prodotti confezionati. Sì. Perché lì scoprite veramente una, una miriade di, 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 di sostanze che sono messe insieme come una cozzaglia. Ed è incredibile. Quindi l'amido di mais che prendere... fa bene? Assolutamente, una bambina di gruppo 0 che, 5... che si trova a 5 mesi dell'amido di mais, per l'amor del cielo. E io non la... trasmetto a mia figlia questo amido mangiando io stessa del mais, che sono di gruppo A e seguendo sì. le sue istruzioni mi ci... Può essere signora, può essere, ma il grosso problema sarebbe se lei mangiasse del latte di mucca. Se lei mangiasse del latte di mucca, dei formaggi di mucca, facilmente sua figlia avrebbe una bellissima crosta lattea eh, che, ha avuto, o, io poi ho che ha avuto, perché lei sicuramente ha mangiato dei latticini, ma sì. se lei, signora, vuole dare delle buone sostanze a sua figlia, si mangi il pollo e il tacchino, si mangi il pesce, si mangi come legumi al massimo, si mangi i fagioli dell'occhio, ecco, e, e tante verdure, e, e, e tante verdura. cicorie e tutt'al più si mangi un poco di riso e di miglio e di grano saraceno, non la quinoa perché fino ai due anni è meglio di no e sua figlia signora avrà il latte suo della sua mamma e starà bene benissimo senza aver problemi. Risparmia la salute di sua figlia, la predisporrà ad essere forte e robusta e non la predisporrà ad avere il diabete perché dentro il latte artificiale c'è una delle grandi cause. ...della così grande diffusione del diabete... ...nei bambini, nei giovani... ...come mai c'è stato nella storia dell'umanità... No, ...mai... ...ne parleremo... Grazie, ne parleremo. La ringrazio ...il, Il mese prossimo... ...perché poi Antonella l'amido ...con la masticazione... ...noi abbiamo gli enzimi della masticazione... ...si trasforma in zuccheri... e questo poi che ti dà delle concause... Che, certo. eh. cioè, ...tanto per che dire... ...sulle tosse e sui catarri... No. 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 ...ma guardate che effetto possano avere... Proprio di formazione di tosse catarro nelle cicche e le caramelle, cosiddette ah. senza zucchero. Se voi andate a leggere, a leggere gli ingredienti di quelle caramelle, voi trovate un'infinità di cose edulcoranti che danno il sapore dolce, ma praticamente non sono zuccheri. Però andate a leggere la composizione, poi delle sostanze zuccheri zero, carboidrati 90%. Quindi quelli non sono zuccheri, ma sono carboidrati. E sono quelli che possono portare ad avere reazioni immunitarie. Perché nessuno vi dirà mai da dove vengono ricavati quelli edulcoranti, maltitolo, mannitol, isomalto, aspartame, cesulfame, tutte queste sostanze. Probabilmente vengono ricavate dal mais. E chissà mai che non sia anche il mais transgenico. Mm. E chissà mai, perché sicuramente lì il controllo facilmente sfugge. Questo, questa è una ricerca che diamo ai ricercatori. Queste sarebbero le vere ricerche da fare. Dallo studio. Buonasera dottor, Rossi. Io sono anni e anni che mi curo per una rinita ipertrofica. Mi, ven mi venivano bronchiti a tutto andare e poi eh, mi causava laringospasmo. Eh, ero in negozio, mi si chiudeva la gola proprio da soffocare. Adesso mi hanno curato, mi hanno operato, mi dicevano che era per, perché non respiravo del setto nasale, l'ho fatto operare, mi hanno fatto operare i turbinati. Ho aumentato le difese immunitarie perché dicevano che ero sprovvista di, di, di difese immunitarie e adesso comincio a diminuire le bronchiti, e, eh, però la rinite c'è sempre. Vado a letto prima di un'ora, non mi eco, de, deglutisco sempre il muco che mi, mi rinofaringeo, proprio ce l'ho sempre, sempre. E il suo gruppo del sangue qual è? Ah, positivo. E di solito qual è la sua cena? Eh, di solito la mia cena è o un primo o un secondo. E un primo cosa succede? E un si primo: dire? mangiamo un po' di pasta asciutta e frutta, mangio dei, dei kiwi, delle noci le mangiamo. Si mangi kiwi al mattino per colazione con le noci, signora. Ecco, e purtroppo... E ma pur non combini kiwi con la pasta, già si danneggia con la pasta. Ci metti insieme per giunta del fruttosio, una quantità di zuccheri mica da ridere, comunque, signora. Dottor, tolga eh, il frumento. Il miele va bene. Tolga il frumento. Il miele va bene? Sì, ma il miele, Io al mattino, se lo scioglie, se, se lo scioglie eh, in un tè verde o in un carcadè. Eh, o nel caffè va allora, bene ecco perché eh, però... io sono un amante del latte sì, purtroppo ecco e eh, Lei eh, ah, eh. comincia già dalla mattina lei, eh, lei comincia per forza signora ma lei sì. si è fatta operare per niente lei tolga il latte dalla sua vita tolga il frumento dalla sua vita e guardi quando le si io mangio, si sì, formaggio lo mangio eh sì, ma per forza non signora. mangio molta carne preferivo un formaggio con verdura ne mangio a io ma la vecchia proprio. Polente Merluzzo signora che ha sfamato negli ultimi 150 anni L'Italia del nord, ecco, va benissimo. Se no, le lenticchie, allora... le lenticchie con le uova vanno benissimo. Ma verdura come i finocchi, per esempio, va Eh, bene. ma sì, ma non sono certamente i finocchi che le fanno venire la rinite ipertrofica, signora. Mm. Anzi, i finocchi rinite, farebbero venire la montata la lattea con la, la signora sua, sua, la. Sì, esatto, bravissima, sarebbero molto bravissima. bene alla La rinite ipertrofica, signora, le viene a causa dei latticini e soprattutto del frumento. Deve mangiare? Alla sera si fare. mangia un bel brodo vegetale con le sue belle verdure, senza la patata, con dentro la zucca. e a posto. Con la zucca. Va a letto, dorme bene, non va a letto subito. Dorme benissimo, al mattino, se ha fame, mangerà il doppio. E come tisano solo il tè o camomilla va Col bene? Il tè verde con la camomilla, ma voi donne, che quando arriva il momento critico, ma fatevi le tisane con la salvia: con la salvia, salvia. due o tre foglie di salvia secca e come dice sempre il dottor Martini, provare tre foglie poi per una di salvia secca, fate bollire l'acqua, quando l'acqua bolle telefonata. Le dentro. Pronto? La minestrina, però lei ha detto che non ci fa bene a questa signora, ha consigliato alla il, il no, pasto brodoso no, no. alla sera, eh lei? Solo verdure. brodo vegetale, verdure. Mm. Sedona, Pronto? Carota, cipolla, porro, carota e eh, zucca è a posto. Senza pomodoro, senza Pronto? Pasta, senza pasta, Buonasera. Buonasera, sempre. Si di... chiama? Mi chiamo da Lodi Vecchio, provincia di Lodi. Dica, buonasera. Eh, Dica. Mi chiamo Giovanni e eh, vorrei parlare con il dottor Morsi perché io ho un problema da anni nella, di, 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 di rinizia cronica e mi si sono formati di polipi. Sono stato operato una volta, ma dopo due o tre mesi ero ancora uguale a prima. Perfetto. E qual è il suo gruppo del sangue? Zero positivo. Zero positivo. E la sua cena stasera qual è stata? Eh, eh, Pastaciuta con il sugo di pesce. Ecco, bravo. La, la prossima sera si faccia il triplo del sugo di pesce e butti via la pasta e lei vedrà che già la prossima sera dorme benissimo e la rinite quella notte lì le passa. Poi appena si mette a mangiare dei latticini o del pane e della pasta comincia a produrre catarro. Sì. Ma anche il caffè può rischiare di farle. Di farle avere del, del muco del catarro. Ma io il caffè non le bevo, bevo tè eh, la mattina, mattina faccio tè con biscotti. Eh, e comincia già la sua rinite cronica al mattino: sì, sì, tè sì. e biscotti. E Bevete al mattino una no? buona tazza per di biscotti, acqua tepida a casa si mangia una buona fetta, se vuole qualcosa di dolce, di torta di mandorle decisamente buone, ottime, non c'è burro poi ne parliamo di poi torta ne parliamo di mandorle, perché eh, è un dolce sì. che nelle feste di Natale può dare soddisfazione al palato e non arrecare grossi non danni non c'è farina, non c'è traccia non c'è burro, di non c'è lievito, non c'è latte, non c'è farina uova, zucchero e mandorle che le mandorle tra tutti i ci sono le più... Eh? Sì. mi sono portata alla ricetta eh. quindi eh, la pasta lo dovremmo già leggeri, riso invece... E eh, ha sentito il riso della signora che prima le ha tirato qualche scherzetto, anche lei di gruppo zero, che le faceva avere dei problemi alla tiroide, ma lei lo provi, ma non mangia la serie il riso che poi rischiate di avere le glicemie alte. <coughs> lei si mangi il riso al mattino e non lo mangia a cena. e Poi quando mangia il riso, guardi, se il riso le causa il muco e il catarro vuol dire che non ci siamo. Di solito causa di più la pasta che il riso, però anche il riso è qualcosa che lui mi dà questo. Eh, lo prova, lo prova. Fate di voi proprio delle prove viventi. Provate, sperimentate, scrivetevi tutto, segnatevi tutto. Soprattutto le persone che hanno le crisi asmatiche, visto che poi le crisi asmatiche non vengono così, sempre, spesso non vengono rapidissime. Sentivo prima che diceva che i polipi possono regredire. Sì, i suoi polipi vengono, spariscono. Guardi, i suoi polipi vengono praticamente... Rinsecchiti, vengono riassorbiti, spariscono, ma se lei continuerà a mangiare latticini, latte, yogurt e formaggi, soprattutto i formaggi grassi e stagionati. E mangiare pane e pasta e comincia col frumento al mattino con i biscotti e finisce la sera con la pasta asciutta. Lei i suoi polipi, ma, anche, ma neanche se si facesse operare ogni due mesi riesce a debellare. Ma ancora prima? e questo, guardi. Precidiva sempre. Vorrei dire con tutti gli ascoltatori che non ci siamo messi d'accordo eh, per queste telefonate. Un saluto, il telespettatore. Sì, grazie. grazie. Per chiamato. Eh. Questa è la conferma che se uno non trova la causa, il problema si ripresenta e con gli interessi. Vogliamo parlare, grazie telespettatore, intanto che smettiamo qualche duno dallo studio, di vaccinazioni, perché questo è il periodo. Io ho già incontrato tre o quattro persone che hanno dichiarato di aver fatto la vaccinazione per eh, l'influenza, ma anche per vaccinazioni intendevo le vaccinazioni quelle vere, quelle che si fanno ai nostri bambini sì. e che immagino tutti gli italiani abbiano fatto. Ma le vaccinazioni per l'influenza io sconsiglio vivamente di farle. Guardate, raffreddori e influenze si prendono se si mangiano troppi dolci e troppi zuccheri d'inverno o per le persone di gruppo zero anche troppa frutta. Altrimenti i raffreddori e le influenze non esistono e non è un caso che i raffreddori e le influenze si scatenano dopo le feste di Natale, soprattutto in questi ultimi decenni. Perché negli anni 50, fino agli anni 50, al massimo veniva un ciclo decennale di virus influenzale, fatto quello si era vaccinati automaticamente in modo naturale. E morivano parecchi però il... Ma, no, il ma no, sono morti parecchi con la spagnola, ma era un periodo criticissimo dopo la prima guerra mondiale. Persone indebolite da anni di guerra, da carenze alimentari. Che poi non si è non, ripetuta ma, per un lunghissimo. Ma quindi periodo. lei ci sta dicendo che epidemie e pandemie così ci hanno spaventato fino all'altro anno. Ah beh, con la storia della, della eh, viaria sì, po Ma la viaria la storia mondiale. è stata quella di far vendere un sacco di vaccini, gente, insomma qua. Dobbiamo renderci conto che sì, io potrei essere un estremista, penso che passerò per essere un estremista, un, un fanatico, non lo so. Ma un gente, talebano ma... talvolta il talebano, adesso, quando la prossima volta te, mi porto il cappello diciamo <ride> che sei un po' un talebano la, la volta prossima di... vengo e mi porto il cappello da talebano quando sono stato in Afghanistan l'unica cosa che ho portato l'unico ricordo che ho portato il cappello da talebano forse ho colto che la sintesi di quel popolo era quel cappello ma gli, gli hai fatto qualche damanzina su come si nutrono I talebani, no perché là le capre le... Lì, le mangiano i talebani non è un caso che, che sono così tosti quei mangiatori di capre e pecore e montoni ecco sarebbe meglio togliergli qualche capra allora. e, e non è un caso eh. che hanno resistito prima agli inglesi nell'ottocento poi ai russi nel fine anni 70, adesso non è un caso ecco, però non facciamo per un'apologia del talebano ah, io, io mi dissocio, io guardate, eh? io non faccio apologia di nessuno io faccio apologia della natura e la natura sarà lei che, che pone rimedio a tante cose e le apologie non, per l'amor del cielo, io Questo dico no. solamente che sono un popolo tosto. E... Questo sì. E, e comunque qua... le vaccinazioni, le influenze sono sempre passate e se non si vuole avere influenze, se non si vuole avere danni d'inverno, dei virus cosiddetti influenzali, smettetela di mangiare dolci. Mangiate invece della frutta dolce, mangiate delle noci, nocciole, mandole o pinoli, in genere mandorle e noci sono tollerati a 360 gradi, non così bene le arachidi, però lì dentro ci sono un sacco di sali minerali, un sacco di proteine, un, un okay. sacco di vitamine okay. e un sacco di grassi vegetali. Le mele. Le mele. Ma le mele appartengono alla frutta zuccherina per cui non è così adatta per l'inverno come la fruttoleosa. D'inverno il nostro metabolismo rallenta, sono più adatti i grassi degli zuccheri. Infatti non è un caso che le piante producono tanta frutta quando c'è caldo. Adesso le piante non hanno più su neanche la foglia. Nulla. E tutti gli animali selvatici, come dicevamo prima, resistono senza frutta abbiamo una telefonata pronto si sì, pronto buonasera buonasera, buonasera si chiama da dove mi chiamo Rita Minossi chiamo da Cicognara dica pure signora Sì, guardi io ho avuto un problema Sì, io buonasera che c'è signora buonasera, io ho avuto un problema a febbraio ho avuto un intervento per un carcinoma al polmone e mi hanno detto che potrebbe anche uh, farsi vedere ancora, no? Uh, Volevo chiedere sì. ah, che sì, alimentazione dovrei tenere per cercare di evitare questo problema. Qual è, qual è il suo gruppo del sangue, signora? Zero positivo. Ah, guardi. Lei adesso sta bene, signora? Sì, io sto bene. Non sta seguendo nessuna terapia di nessun tipo? No, nessuna terapia, perché era localizzato e l'hanno tolto, cat... tolto il lobo superiore del polmone. Tosse, tosse catarro? No, non ne ho. No. No. Quindi sta bene, neanche a livello laringio c'è un catarrino del muco, niente. Neanche a livello nasale non c'è muco, non c'è no, niente. No, niente. Quindi, e lei? No, non c'è niente. Beh, ogni tanto c'è un po' di raffreddore e... Sternuti niente? Sternuti a raffica niente? Ma sternuti li ho sempre avuti in quanto ho dell'intolleranza, delle allergie. Comunque, eh, signora, lei deve, deve stare all'occhio. Ma quando è insorto quel, quel tumore lì, com'è che si è manifestato? Lei che fastidio aveva? Che problemi aveva? Ma io non, ave, non avevo nessun sintomo l'ho trovato casualmente facendo un, dei, dei raggi per un altro problema spesso capita così sì. non aveva nessuna difficoltà respiratoria ah, comunque no quando facevo un po' di attività sportiva facevo le scale avevo un affanno sì ma quello forse poteva essere più un problema a livello cardiocircolatorio sì. e... È stato tolto, quindi questo era un tumore di piccole dimensioni, eh, localizzato dove, signora? No, era dunque era un carcinoma a grandi cellule nella parte alta del polmone destro. Parte alta del polmone destro e di dimensioni di 4 cm. Sì. Sicuramente poteva essere lì da tempo, signora come poteva essere insorto da poco. Lì bisognerebbe sapere quali erano le sue caratteristiche alimentari, se lei mangiava tanti latticini, se lei mangiava tanti cereali a base di frumento. Sì, è senz'altro molto pane, molto pane, eh, sì, senz'altro. E adesso sta mangiando tuttora molto pane? Eh. Sta mangiando tuttora molto pane. Sì, eh, sì, mi piace, cioè non riesco a trattenerlo. E l'operazione quando è che è avvenuta? A febbraio del 2007? Sì, il primo di, di febbraio sono stata sottoposta all'intervento. Eh sì signora, occhio, attenzione ai primi accenni di tosse, ai raffreddori, dubiti molto per la sua alimentazione del frumento e dei derivati del frumento e degli altri cereali, dei cereali che contengono glutine, attente ai latticini perché io credo che la causa di quel suo problema facilmente... Poteva essere lì. Eh. Poi poteva essere anche che la storia eh, poteva essere ferma, stabile, in espansione, ma anche in regressione, perché anche i tumori, come si espandono, possono anche regredire. Io ho trovato persone che hanno avuto regressioni di tumori. Spontanee? Sì, sì, spontanee. Mm. Ma scusi, senta, ma a me hanno tolto il lobo superiore, quindi dovrebbero aver asportato tutto. E lì signora bisognerebbe vedere un attimo la cartella clinica. E, e, lì è solamente sa, parlare così senza sapere... Signora Niente. lei può comunque telefonare signora, al dottor Mozzi per poter avere... È lei che un si deve sincerare bene che razza di intervento le hanno fatto, quanto polmone le hanno sportato. Lei deve farsi, dare, sì, la cartella... la cosa, sì, deve farsi dare la cartella clinica signora e, e deve essere quello un documento che lei porterà sempre con sé. Comunque attenzione a frumento e latte derivati soprattutto formaggi grassi stagionali. Io le consiglio signora nei prossimi giorni, di mettersi in contatto eh con il no, dottor... Abbiamo Monti. noi i numeri di telefono oppure di telefono. attraverso di noi. Eh? Eh, le, le salutiamo, le facciamo tanti auguri. è chiaro eh? che alcuni casi eh. appassionano il dottore Ci, siamo, eh? ci siamo, sì, ci siamo trovati ad esempio quando abbiamo fatto l'incontro a Bobbio che era il 17 di agosto, poi a fine serata mi ha fermato una famiglia di Piacenza. E parlandomi del loro figlio di 17 anni eh, che era stato appena operato in luglio all'apice dei polmoni, le era stata asportata parte dell'apice del polmone eh, no, adesso non ricordo più bene se destra o sinistra per un problema di polmone bolloso, insomma di queste forme che si formavano a livello polmonare e dopo due mesi, neanche tre, queste bolle si stavano già ripresentando si stavano già formando questo ragazzo, un bravo atleta, un bravo calciatore, proprio con grande energia, praticamente aveva dovuto sospendere tutto quanto. Ci siamo trovati, sono venuti a trovarmi, tra l'altro ci conoscevamo già da tempo e praticamente adesso Matteo va come una scheggia, gioca, salta, balla, corre, ha ripreso la sua attività, la sua attività agonistica senza più nessuna difficoltà respiratoria. Quindi... Ha cambiato alimentazione? Sì, sì, per forza, drasticamente, proprio Comunque, drasticamente e subito. È fondamentale subito... questa cosa, no. direi che. C'è una domanda Dai. in studio, mi dicono? Sì. Buonasera dottor Mozzi, Ascolti, io grazie ai suoi consigli sto abbastanza bene, a parte la mia voce. per perché... quando sgariamo con lo specchio. Ecco, sì. <ride> Ascolti però io pasticcio molto la mattina, io la mattina bevo solo il caffè perché parto presto, però pasticcio, non so cosa effettivamente prendere. Ma va bene. Va bene, lei se non sbaglio il gruppo A, no? A ah, positivo, eh. a ah, positivo, però pasticcio, eh, prendo il caffè e, 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 e vabbè le gallette poi... di mais, sì. mangio le gallette di mais se ho fame, sì. però non so cosa... Ma già lì come pasticcio non sarebbe neanche un grande pasticcio, sarebbe anche abbastanza bene. Eh, dopo che, fr... che frutta posso prendere eh, sulla perché? mela? Ha di una se prendo la mela dopo 5 minuti starnuto. Eh, appunto, signora, si fa i suoi autotest. Tutti si possono fare i loro autotesti invece che andare a buttare via soldi. Sì, la mia voce perché destra, ho pasticciato ma... ieri sera. Eh? Sì, 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 succede. Ma anche oggi, oggi ha rinnovato il eh, signor. Da quello che mi ha detto prima, sì. oggi l'ha rinnovato il pasticcio. Sì, sì. ieri sera Brudino è... e. ma al mattino lei, se vuole, un caffè. Sì. due fette di polenta brustolita, due gallette di mais via... una spennellata di Ascoldi. burro di arachidi o di girasole o di sesamo sì. o di nocciole o di mandorle Ascoldi, va benissimo. io sono fuori al lavoro, sul lavoro cosa posso prendere? non posso prendere sulla polenta e andare a lavorare e cioè perché? e eh, 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 perché? ma chi lo vieta? lei vive alle mogliazze eh, ma, chi lo, noi, ma chi lo vieta? noi no No, certo, però, Ma si può sempre prendere magari una vaschetta? chi sì. si prepara la sera, sì. dove si prepara i suoi cannellini. Mi preparo già. Si eh, prepara la... i suoi cannellini, ci metterà dentro il suo tonno o il suo sgombro, poi deciderà lei se toglierà meglio quello naturale o quello sott'olio Io a me, mezzogiorno ecco. mi prendo o faccio il grano saraceno o il miglio con i cannellini, perché la pasta eh. non so cosa, a, me, a mezzogiorno... Ma non è una bene. bella combinazione legumi mm. e cereali. Poi le pance gonfiano, fermentano. Mm. Legumi Bene. e cereali, mm. fermentazioni, invece legumi e pesce, mm. ottima combinazione, Bene. ma ottima. Una scatoletta, guardate, basta leggere sull'etichetta però che siano mm. lenticchie senza aggiunta di sì. pomodoro, che ci sia nessun conservante ma solo acqua e sale, una scatoletta di lenticchie ben scolata, una scatoletta di tonno di sgombro, di sardino, di salmone o se vuole pollo e tacchino, basta. Un gran Il suo pasto è a posto, due o tre foglie di scarola, due o tre foglie di radicchio rosso, una carota se vuole, un gambo o due di finocchio, pasto fatto benissimo. Salute garantita, costo praticamente bassissimo. Adesso che tutti si lamentano dell'innalzamento dei prezzi, basta mangiare correttamente e i prezzi saranno costretti ad abbassarli, se no la gente... Questo sarà già più difficile, no? Quindi mangiare no? anche pochissimo. Eh, che perché... abbassino i prezzi e so. diventano Abbiamo... imprese. No, ma se la gente Abbiamo... si fa furba a fare gli acquisti, i commercianti abbassano i prezzi. Alzano qualcosa d'altro, sicuramente. Abbiamo la pubblicità. la pubblicità. però vorrei dire, dottor Mozzi, mi scusi, che troppo tono, guardate che sta in via di estinzione. Io sono animalista e tutto questo proliferare. Ma no, di ma ci sono tonno, anche dei salmoni. no, ci sono. Ma, Vabbè, ecco. ma anche le sardine Quindi anche lei delle alternative, ma le ho abbiamo già? No, no, I ballina. ristoranti. La balena, Giavan. no. Ma li ho detto, no. li ho dati no. quattro. No, in alcune nazioni eh. mangiano pure quella. Eh, la ma ma le ho so. date quattro, le ho detto, ho il salmone. O il lo, tono, sgombro. O lo sgombro, o le sardine. Già. Salmone sì, ma non ha più. No, ma se no, però... anche il pollo o il tacchino. D'accordo. Ma va bene. va bene. Ma se no, anche un ovetto, un buon uovo sodo. Con le lenticchie ecco, Perfetto. perfetto. Quanta la settimana? Tutto. Quante ma le uova? uova la guardate settimana. la storia delle uova. È una menata. Col colesterolo. Eh, non si può dire sì, È una menata. È una delle grandi bufale metropolitane. Eh. Insieme a quelle dei due litri di acqua al giorno, della vitamina C delle arance e del latte per l'osteoporosi. L'altra, delle uova che fanno alzare il colesterolo. Le uova contengono colesterolo, ma la molecola del colesterolo viene demolita scissa e riassemblata in tutt'altro forma. Le molecole di amido vengono scisse, assemblate e ricostruite come colesterolo. Quindi è per quello che tutte le, sta le statine del pianeta che rifilano alla gente fanno avere grossi problemi circolatori a livello cerebrale ma non abbassano il colesterolo. Va bene, allora, riprenderemo e sì. non perché, possiamo... Perché la gente continua a mangiare la causa del colesterolo, ossia pane, pasta, riso, mais, a tutto spiano. Certo. Mangia cereali. Il colesterolo, che lei abbia ragione. il colesterolo va su non a causa dei grassi, ma a causa dei cereali. Questo messaggio globale. Pubblicità progresso. Vale più questo messaggio allora, di tutti i miliardi che, che quante stasera... Quante uova settimana? Ma dipende, guardate, una persona di gruppo B o AB si può mangiare anche un uovo al giorno e non ci sono problemi. Non ha il microfono, quindi dobbiamo tradurre. Un bambino di sei anni, diceva la signora. Eh, buonasera, un bambino di sei anni. Che gruppo anni del sangue ha positivo? Ha, questo... ha positivo, e un uovo ogni tanto non è un problema. Eh... Ma anche delle buone crepe di è uova al mattino. Volosone. Signora, conservi queste domande, che dopo la pubblicità esatto, riprendiamo. Sì. Allora ecco, basta telefonate, purtroppo ci saranno altri mm. appuntamenti col dottor Mozzi, ve li daremo. E restate con noi perché daremo anche la ricetta, che l'ho trovata, della torta di mandorle, del croccante, perché saranno i principi del nostro Natale in stile mozzi. A fra poco. E siamo nella parte del torrone, qua bisogna parlare bene. Bentornati, e... siamo sul finale, no? E lasciamelo stavamo facendo... dire Gianni, stop le telefonate, eh sì, bene, come logico, nelle trasmissioni certo. quelle più di moda oggi, stop alle telefonate, <ride> non possiamo più permettercele, ma riprenderemo con l'anno Comunque i nostri centralini funzionano sempre, quindi sì. stanno facendo una sorta di esegesi dell'uovo, no? E a tutti. Finiamo i un attimo sull'uovo perché poi io vorrei che il dottor Mozzi parlasse un po' di questo freddo, no? C'è un po' anche il, il, il recupero no, della cultura del freddo, ma ne parliamo dopo. Finiamo con la signora per l'uovo. Ti chiedevo, un bambino di 6 anni che è un golosone di uova, quante uova a settimana si può. Gruppo A. Gruppo A. Va bene, allora una volta alla settimana, massimo due, anche l'uovo sbattuto. Se vuole un dolce. Meglio l'uovo sbattuto di tutti i cioccolati al latte di questo mondo. A eh, lui piace tanto l'uovo cotto. Che o o se gli piace l'uovo cotto, cotto va benissimo. L'uovo cotto co, come vuole, guardi. Uova con i piselli, uova con le lenticchie, uova con i cannellini, uova con i fagioli dell'occhio, uova con l'insalata va benissimo. Eh, a fargliela mangiare l'insalata. sa come si può fare? Lei gli faccia delle belle frittatine, sottilissime, che non serve neanche, neanche metterci l'olio. Più verdi, più verdi che giallo, ossia con tante erbette o spinaci cotti, ben scolati, tritati bene fini e poi frittatine proprio sottili come un foglio di carta. Bene, lei li taglia pezzetti, vi divertite tutta la famiglia, prendete foglie di radicchio o di lattuga o di bianca di Milano, fate i fagottini verdi o rossi e mangiate. Così i bambini tutti quanti mangiano l'insalata, la cicoria che li farà benissimo. Date voi l'esempio e ai bambini gli si dice mangi questo, se no prendi lì c'è il letto, vai a letto. E se i bambini imparano da piccoli queste regole fondamentali diventeranno dei bambini strepitosi da grandi o si diventeranno. <ride> Posso chiedere del, ancora una uovi. cosa? Beh, sì, rapida, eh, E del prosciutto cotto? Eh signora, <ride> abbiamo parlato dell'uovo cotto. Eh, volevo sapere del prosciutto che è anche quello mio figlio è un golosone. Eh sì, capisco, ma. Prosciutto, meno, meno c'è, e meglio è. Okay. Ma gli dia delle belle bistecchine di tacchino, ai e eh, Mangia il pollo, mangia. Meglio il pollo, se gli piace il pollo, il che pollo mangi sì. tanto pollo. Insalatone, signora. Gli faccia spezzatino di pollo con i piselli, fantastico. E ha già fatto primo, secondo, terzo e quarto, tutto. Lì dentro c'è tutto e poi via fuori a giocare. Fate giocare e correre i bambini, tanto, tanto, tanto. Grazie. E non troppo vestiti. I, I bambini dei paesi del nord Europa sono molto ma molto meno vestiti dei bambini italiani. Eh, ha ragione. Qui è colpa delle mamme e delle nonne, però, eh? sì. che li imbacuccano come. e stanno al freddo e vivono più sani. Io, inoltre, ho visto un cane con la calma. pelliccia. <ride> sì, no, ma davvero sì. vero, che era mica sua, che non era sua. Sì. No, no, eh. immagino. I cani, coprono i cani di. di, eh. di, di, di. mamma mia. Beh, io il mio piccolino lo copro il chihuahua, mm. scusi. Eh. Ma il Passiamo... al ha pelo rasato. Esatto. Può essere è un domanda Perché esatto. poi mi incuriosisce questa visto teoria di Barboncini, del barboncini coperti di, di coperta. Mm. Prego. Chihuahua dei posti caldi. Allora, velocemente tutte le domande. Sì, sì buonasera, dottor uh, Mozzi. Sì. Eh, visto che ha parlato di, di tutti i gruppi sanguini, vorrei... Chiederle appunto se poteva dare alcuni consigli. No, lei deve dire qual è il suo problema. Allora, Le il mio, problema, detto il mio per... problema è questo: io sono eh. un AB oh, più, e sono un iperproduttore di cataro da almeno un 30 anni. A sta parte premetto che dal 90 ho tolto dalla mia alimentazione il latte e i derivati, e, mh, però sono anche goloso, ghiotto di formaggio eh, stagionato, grana, parmigiano. Pecorini, ehm, pasta, Ma, mangio moltissima pasta, oltre, all'assunzione di... E ehm, il catarro dove si forma? Nel naso o nei bronchi o a livello laringeo? A livello laringo-faringeo, sì. Eh. E, eh. Io, eh. Mh, lo produco soprattutto eh, dopo aver mangiato. Adesso eh. stavo ascoltando appunto i suoi consigli... Facendo mente locale um, appunto alla mia giornata tipo, appunto eh, riscontravo appunto questo. E gli anni quanti sono? Gli anni sono 43. <ride> 43. E quindi già da tanti anni con questo problema di. Sicuramente sì. da che mi ricordo io almeno 30 anni, sì. Allora, il consiglio per i bronchi meno eh, non per perché ce l'ho con i formaggi, ma perché la verità bisogna dirla a un certo punto, poi uno lo vede, lo verifica, qua non è un per partito preso. Ma... Occhio, ai formaggi grassi stagionati, anche perché ci può lasciare i capelli, anche perché ci può lasciare i capelli, che vedo che sta arretrando la linea, la, linea, la linea dei capelli, visto che lei ci tiene i capelli perché se li fa crescere bene, occhio. Ne parlavamo proprio oggi a eh, sua moglianza di quante persone che avevano delle uomini che avevano capigliature stupende e che poi li ho visti dover andare in giro rasati a zero perché ci hanno lasciati i capelli. Quindi attenzione perché non, il parmigiano per qualcuno non è solo responsabile del, del catarro, ma anche responsabile di uno stato di intossicazione che non permette un buon, assi, una buona assimilazione di proteine, di sali di sviluppo, insomma non assimilazione, di sviluppo di proteine, assimilazione di minerali che sono gli elementi fondamentali per tenere a posto i capelli. I capelli. Io ho cominciato a perdere i capelli e bene o male nonostante la mia eh, diciamo, linea familiare che è una, una familiarità di pelati, mio padre a 30 anni e 35 anni era già piatto come, come il pavimento quasi. Ho cominciato a perdere vent a vent'anni i capelli grazie alla colite che mi ero procurato mangiando al mattino il mio cappuccino con il pane o il cappuccino con la brioche. Insomma, smesso quelli, i capelli, bene o male, sì, non le ce ne ho tantissimi. Dottor sì, dottor sì, sì, rispetto cioè, al Comunque rispetto le, devo dare, le devo dare ragione de perché decida. una volta, ovviamente, sì, sì. Erano, erano molto se lei più va a mangiare, molto Se lei va avanti a mangiare i latticini, Avrà perennemente problemi, problemi respiratori di catarro e Più poi andando avanti, negli anni, andando avanti negli anni rischierà di avere anche problemi alla prostata e poi rischia anche di lasciarci i suoi capelli. Beh, per i capelli diciamo. Ma come diciamo... formaggi, ma una persona di gruppo AB se proprio vuole come formaggi, ma se la cava discretamente con i formaggi tipo ricotte, mozzarelle, mm -hmm. formaggio di capra. Per cui non grassi. Sì, prenda, prenda un formaggio di capra e se la cava bene, una buona, una buona ricotta, non di quelle che vendono adesso piene strapiene di materie grasse, di, di mascarpone che sono micidiali, poi quelle lì fanno schiattare il fegato, ma una buona ricotta, quelle belle magre, asciutte, poi per per riconoscerle bene, le ricotte magre, asciutte, senza l'aggiunta di grasso, ne avevamo parlato forse nelle trasmissioni sì, alle, passate, quando Natale. voi la tagliate, la fetta deve cadere giù, bella, intera, perfetta. Perfetto. Senza lasciare nessun residuo sul coltello. Quella lì è la vera ricotta come devono essere le ricotte. Quella romana quindi di pecora non è... Eh, insomma, è le ricotte di pecora... Okay. No. Ci... Siamo ormai Grazie. oltre il tempo limite, tenere... quindi vorrei dare qualche consiglio per i dolci di Natale. Volevo semplicemente freddo, un attimo sì. sul freddo. Certo, sì, sì. Sì. Il freddo è fondamentale per tenere in buona forma i nostri bronchi e polmoni. Infatti vedete bene che d'estate quando c'è molto caldo la difficoltà respiratoria si fa sentire molto molto di più. I bronchi e i polmoni, ma anche tutte le mucose che rivestono il nostro apparato respiratorio, funzionano bene se ricevono dell'aria fredda. Sono programmate per ricevere aria fresca e poi in tutti i loro passaggi viene riscaldata e quando viene riemessa, viene riemessa calda e in questo continuo introdurre il fresco e riemettere il caldo ci sta una grande possibilità di disinfiammare gli organi interni. Praticamente in questo modo qua noi abbassiamo la nostra temperatura interna e abbassare la temperatura interna vuol dire mantenere uno dei grandi equilibri stabili. L'equilibrio termico è uno degli equilibri fondamentali per avere gli organi a posto, perché appena si alza la temperatura interna scatta la febbre. Scattano forme patologiche che possono sfociare in una semplice tonsillite, in una semplice bronchite, ma può, se prosegue nel tempo, scatenare anche forme patologiche di quelle toste e terribili e tremende. Oggi volevo dire una cosa importante e ringraziare, come sempre, Telecolor che si fa proprio portatrice di, di sani principi, proprio di divulgazione di questi tipi di medicina. Perché oggi sulle reti nazionali c'è in, in ballo Teleton, la raccolta di una quantità spaventosa di vecchi miliardi di lire, adesso sono, sono milioni di euro, che vanno a finire per la ricerca, siccome pompano tanto per questa ricerca, ma alla fine non è la ricerca delle cause, la ricerca di farmaci, la ricerca di medicina. È una differenza di filosofia questa. Ed è no? questo il grave problema, altrimenti con tutti i miliardi che sono stati raccolti nei decenni che è stato fatto Teleton, penso che si sarebbe potuti venire a capo di un'infinità di patologie, di liberare tantissima gente. Tante patologie quindi grazie, bravissimi. Voi di Telecolo non, non sprechi proprio. il tempo per queste cose. Pensiamo invece <ride> no, no. alle ricette. Ancora da qualche domanda proprio sul finire? Eh? Sì, grazie. sul finire solo so che cioè queste malattie di stagione, raffreddamento. Così spesso a volte portano anche febbre alta. E quando ci rivolgiamo al nostro medico, subito gli antipiretici. Cosa ne pensa e cosa dice? Dunque la febbre alta, non si arriva mai alla febbre alta per caso, c'è sempre un motivo, ed è uno stato di intossicazione. La febbre alta difficilmente è un grave, gravissimo pericolo, sono molto, molto più subdole le febbriciatole, quelle che stanno tra 37 e 37,5 che possono nascondere anche delle leucemie, tra l'altro. Un picco di febbre alta, se viene governata bene, intanto si risale la causa, si chiede, si fa una bella indagine con l'interessato di quale schifezza si è imbottito per arrivare a quale intossicazione così, di quel tipo lì. Si mette a digiuno la persona, lo si mette a letto, ben coperto lì si fa respirare l'aria fresca come giustamente fanno i cinesi che quando c'è qualcuno che non sta bene fanno circolare l'aria tutto spiano, cosa fondamentale. Ben coperti ma respirare aria fresca e stop. Casomai si interviene con un buon clistere, tra l'altro adesso stasera magari Mi non abbiamo tempo di parlarne, eh, sul sito di Mogliazze comunque se non è nel reparto salute in qualche altro angolo di quel sito ci sarà. Si fa il clistere perché sempre dietro alla febbre alta c'è anche il blocco dell'intestino. Per cui il clistere, fatto come va fatto, non con quei microclisteri, il clistere va fatto uno delle, magari dei prossimi incontri, ne parleremo, e quello lì permette, permette già di disinfiammare l'intestino, permette di disinfiammare bene l'intestino, di liberare e di far funzionare bene l'intestino, ci si, si mette a mangiare poche cose, pochissime cose, casomai si bevono, si bevono delle tisane blande e leggere che così non sono nemmeno zuccherate e le febbre si governano così. Poi ci si può aiutare con le frizioni fredde, le frizioni con impacchi freddi, con cataplasmi freddi. Mamma mia. Se poi la febbre è terribile e potente come nel morbillo, che il morbillo sì che può dare dei grossi problemi di febbre, può superare anche i 40 allora lì si possono fare a distanza ravvicinata di mezz'ora, un'ora, una dall'altra, frizioni fredde su tutto il corpo, in questo modo l'organismo espelle tutte le tossine dalla pelle e gli organi interni si liberano della febbre. Tutto lì. E le febbre si governano in questo modo. Abbiamo... Bello cristere degli antipiretici, perché gli antipiretici non vanno anche perché l'antipiretico può abbassare, può abbassare. La febbre nel contempo, visto che si abbassa la febbre, lì si ridà da mangiare all'interessato il che si perpetua l'intossicazione che poi può portare a stati di intossicazione. Quello che mi fa... Pensare ai casi di questi, questi ultimi casi che poi vengono indicati come casi di mala sanità, ma che sono solamente casi di ignoranza globale, non di mala sanità di quei reparti ospedalieri, di questi, del bambino di oggi che è morto per la tonsillite, in seguito alla tonsillite e all'asportazione delle tonsille e quello che è successo la settimana scorsa, se non sbaglio, di una ragazza morta anche lì per diciamo tonsillite delle, ma non è il problema di genere. lì genere lo stato di intossicazione della, della persona quello lì per troppo tempo quell'individuo e lì bastava farlo regredire le tonsillite regrediscono da sole si disinfiamano da sole poi se non, se non si perpetua più l'intossicazione non, non stanno a posto non bisogno di le tonsille è. tessuto linfatico come pure le adenoidi tessuto linfatico tra l'altro la cosa che non ho detto le tonsille sono il segnale principale dell'intolleranza al latte. Generalmente le tonsilliti vengono per intolleranza al latte e le adenoidi vengono, vengono, ci sono, si infiammano a causa dell'intolleranza al frumento. Ecco, queste qua sono i due. I, sono questi no, due, i due indicatori principali? Sì, sono i due, le due sentinelle preposte al. Infatti le persone che hanno problemi di adenoidi li si tolgono i cereali, soprattutto col glutine, e portano le loro adenoidi nell'oltretomba anche se scampano 120 anni. Chi le toglie invece è destinato a ingrassare, vedi io mi No, tra che... le altre possibilità, ma ho conosciuto anche persone che a 27 anni sono state cancellate dal pianeta a causa di, di, di tumori consecutivi. E... No. Tremendo. Sì, Consigli... tremendo, tremendo. Proprio. Esatto, D astronomici. Concludiamo, però eh. teniamoci tutti i quesiti, lei poi vi dirà come contattare meglio, come incontrare il dottor Mozzi, anche gli appuntamenti, quindi non mandiamo il filmato da Brescia ma ci darà Federica Bandirani. Adesso è il momento delle ricette. Sì. Allora, questa meravigliosa allora, torta questa di mandorle torta che di tutti mandorle... ci possiamo permettere, no, qualunque ma, gruppo sanguigno. Guardate beh, poi lì bisogna vedere se uno ha il diabete se uno ha il diabete se... comunque, questa, questa è una torta tra l'altro il merito di questa torta è di una forneria di Bobbio bisogna dirlo ah, non hanno lavorato no, questa, questa volta questa l'ha e... fatta e... l'antica forneria se è capitata a Bobbio andatela a trovare perché fanno queste torte divinamente proprio c'è marito e moglie che fanno delle cose strepitose è vicino a Piazza Duomo faccio la pubblicità perché se la meritano e quindi è una torta stupenda. Allora è fatta con uova, zucchero e mandorle. Non c'è burro, non c'è lievito, non c'è farina, non c'è proprio non solamente quelle cose. Chili. Non c'è burro, non c'è. Lei sì. dice nel suo ricettario per sei persone. Sì, Per 6-7 persone, 7-10 sì. uova. Eh, lì è variabile, poi come Ci andiamo a vuole, pesante, si può eh? 7 Eh, ma è una torta uova. per... questa qua una eh beh, torta, tetta, è una torta... È nuova te. È una torta... ma no, ma... 300, 300 grammi di È una torta per, per 15-16 persone. Eh, va 300 fine, grammi... segnate. Per 15-16 persone 7-10 uova, 300, 300 grammi tutti. di zucchero. Sì, sì. 300 grammi di mandorle con buccia. Polverizzate. Sì, il segreto ba sta nel polverizzare bene queste, queste mandorle. Poi bisogna sbattere bene le uova. Si montano bene, si sbattono bene i tuorli con lo zucchero che devono diventare di quel giallino bianco come i vecchi produttori di uova sbattuto erano tutti bravi a farsi. E poi ci si aggiungono le mandorle ben, ben uh, proprio polverizzate. Si montano benissimo a neve. Gli albumi con una buona frusta, bene bene che sia ben dura e poi si unisce, basta. Un se, segreto la carta da forno? Ecco, se uno non, se si vuole si può imburrare leggermente, con, ma se no si mette la carta da forno oppure quelle teglie che ci sono adesso. Anti. 40-45 minuti no, sia preciso perché dopo lei Eh, ma segreti. lì è variabile, lì è variabile eh, dal da forno 180 eh. gradi sì, di forno. I gradi 170-150. No, okay, 180. 180. Benissimo. Il croccante se ce la facciamo con le, le Chi sequenze vuole, delle può, immagini. Si può guarnirla immagini? con anche del cioccolato fondente fondente. Il, cioccolato, è un il cioccolato fondente. È da fare. Per... Croccante di corsa che ci divertiamo a livello familiare. Beh, il croccante sempre i croccanti si possono fare con tutti i semi oleosi che volete. Quello che noi facciamo a Bobbio, perché Bobbio è un posto baciato dalla natura, crescono sempre tante mandorle uh -huh. e da, da millenni si vede, e poi si è stato messo a punto questo tipo di, di dolce naturale. Allora, si prendono le mandorle, si buttano nell'acqua bollente, un minuto, si scolano, si pelano bene finché sono calde, si tagliano per il lato lungo, non di piatto, ma in lungo. Si fanno asciugare tre giorni bene in una cassettina in modo che siano belle secche, magari vicino a un termosifono a una fonte di calore. Stop. Quando si fa il croccante, le misure sono due parti di mandorle ben secche, una parte di zucchero, nel senso che. Se voi usate 300 g di mandorle userete 150 grammi, meglio stare anche sì. quasi 140 grammi di zucchero. Lavorate sempre con la piastra di ghisa spargifiamma sotto al tegame, che è come se fosse quella sotto, sotto luci, sotto candeloni che ci sono lì, invece che quadrate rotonda, quei dischi di ghisa, mettete il disco di ghisa sul fornello. Ci mettete ecco, sopra, il filmato, ci mettete bravo, sopra la, vostra, la vostra pentola, ci mettete lo zucchero, ci mettete il coperchio, lasciate caramellare che però non deve bruciare perché se brucia dovete buttare via tutto, deve diventare che si scioglie. Quando si è sciolto lo zucchero buttate le mandorle, coprite di nuovo, lasciate che riprenda calore. Quando tutto ha ripreso calore, che lo zucchero diventa bello filante, lì. si scioglie, si mescola bene. Ogni tanto si mescolano, ogni tanto si fa riposare fino a che avrete visto che le mandole avranno preso il colore proprio ambrato. Tutto lì. Poi se lo, vol lo volete fare come lo facciamo noi a forma di cestino va bene, lì bisogna ingegnarsi un po' con le vaschette. Si stende, se no si prendete una piastra di marmo di acciaio, la spennellate con un poco di olio, meglio olio non extravergine d'oliva o vinacciolo. Che va bene per tutti, oliva, leggero, lo, lo versate, prendete un buon mattarello, lo ungete bene bene, ve lo stirate perfettamente, tutto bello compatto. Poi, fino a finché non si è proprio ancora prima che si sia uh, raffreddato, lo fate. Lo fate a pezzi, sezionate bene, vi fate le vostre barrette, suddividete se siete in tanti in famiglia, così non ve lo fregate uno con l'altro <ride> e a posto. Perché è un dolce gustosissimo. Se volete, ve lo, potete, ve lo potete fare con, uh, con i semi che volete, con il sesamo o con le nocciole. Con le le noci non sono proprio tanto adatte perché vanno. con le arachidi vanno benissimo, con i semi di zucca possono andare. Tutto lì. E avete un dolce strepitoso. Benissimo, e buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti, e feste. buone feste. Se avete sì. problemi gravissimi, la Bandirali vi dice dove rivolgervi. Sopravviveremo a ah, so... Natale, i Pandora, i panettoni, che sì. va bene, ci, ci si può possono... da, dal primo di gennaio. Allora, le date dei mercatini naturali mensili in cui trovare il dottor Piero Mozzi e i suoi prodotti sono a Pavia la prima domenica del mese in Piazza del Duomo dalle 9 alle 18. Lei confermi, dottore? Tranne a gennaio. Tranne a gennaio. Sì. A Piano Gentile in provincia di Como, la seconda domenica del mese in piazza Libertà dalle 9 alle 17.30 e la quarta domenica del mese in piazza Duomo sempre dalle 9 alle 18 a Monza in provincia di Milano. Poi chi vuole fare una scarpinata anche in auto, sino alle Mogliazze, Bobbio però si preannunci perché il dottore ha bisogno un di un vicini chilometri forse. per arrivare alle mogliazze vanno dai 5.000 ai 6.500 metri ogni chilometro no? perché sono drammatici sì, è sì. una cosa no, è in no, un eremo era... perduto ah, era in era... però era... quando arrivi eh, insomma, Il paesaggio è bellissimo. Neve? Non ce n'è ancora. No, no, ma ci sono giornate. Oggi si andava in giro in camicia. Ma cinghiali siamo molto... come no. siamo messi? No, cinghiali, caprioli, so c'è tanto... pieno. Eh, qualche... No, un ultimo consiglio alle persone. State attenti, attentissimi. Le malattie respiratorie sono molto più facili di altre da essere governate, da essere capite, da essere risolte. Proprio perché i segnali sono molto rapidi e immediati. Dosse catarro, ben diversamente dai problemi degli organi interni. I Problemi sul cuore sono molto più subdoli, ma i polmoni segnalano subito, immediatamente, cosa succede. Va bene, vi ringraziamo noi. E la causa è più sotto, è il piano sotto ai polmoni. <ride> è tutto lì. Benissimo, Gianni e Dio e bel applauso se lo meriti. Gianni e io e tutta la redazione, il nostro staff di tecnici bravissimi, collaboratori preziosi e tutto, vi diamo appuntamento per venerdì prossimo perché saremo ancora in onda con una bella puntata di auguri. molto speciale, ospiti particolarissimi, calendari, ma non i soliti idioti calendari. Eh? Sì, no, io sì, non ho tranquillo. fatto il calendario quest'anno. Ok, però stiamo lavorando al calendario della salute col dottor Mozzi, quello sì lo faremo non nel 2008. È una cosa che c'era da, da notare che a quest'ora sono sparite tutte le tossi catarne. Abbiamo già belle digerito tutti, tutto. Sì, <ride> sono, st sono stati smaltiti tutti quanti. Cerchiamo Benissimo. di provvedere adesso, dai. Va bene, così lo rifociliamo un pochino. Niente, vi dicevo invece col dottor Mozzi l'appuntamento è l'11 gennaio, ovvero 2008, argomento diabete. Sì. Perfetto. Grazie sigla e grazie a tutti per l'attenzione.